Bene. Buongiorno a tutti per questa seconda giornata dedicata a Canvas, conoscere, agire e narrare i valori archivistici scenari. Lascio subito la parola a Antonella Campagna, responsabile della didattica e della comunicazione presso la Biblioteca Universitaria di Pavia, che è nostra ospite virtuale dopo essere stata ospite virtuale di Canvas, non in home edition, ma de visu, nel mese di dicembre 2019. Prego Antonella. Buongiorno a tutti, allora non ero virtuale, allora ero reale e soprattutto era reale il Salone Teresiano. Diciamo, noi siamo molto felici ovviamente di ospitare virtualmente anche questa edizione che mi sembra sia di altrettanto interesse rispetto a quella dello scorso anno. Ieri gli interventi sono stati di alto livello e infatti le visualizzazioni diciamo nei vari social, nei vari canali su cui è trasmesso il convegno sono andate molto bene e io diciamo volevo ringraziare tutti i relatori di ieri, volevo spezzare una lancia a favore di Filippo Catanese, che è stato un mio stagista diciamo in biblioteca e che ha fatto un intervento molto interessante ieri nel pomeriggio. Del resto gli interventi dei giovani ricercatori sono stati tutti molto interessanti, diciamo raccontandoci appunto la peste a Pavia tramite la lettura di un documento notarile e il confronto con una mappa, e questo ci ha permesso di capire come veniva affrontata, cioè esattamente come l'affrontiamo noi in lockdown, e anche che il corso del Ticino è cambiato, che c'era un'isola, insomma delle cose veramente interessanti. Adesso oggi è proprio questa mattina è proprio giornata Pavia, perché abbiamo l'intervento del professor Ezio Barbieri, che ci parla invece della peste a Voghera, e poi abbiamo l'intervento della collega dell'archivio del comune di Pavia, sono molto contenta di averla conosciuta, che ci parla, Mara Pozzi, che ci parla appunto dell'archivio storico del comune. Quindi io vi ringrazio ovviamente Paola Ciandrini di averci ancora coinvolto e lascio senz'altro la parola ai nostri relatori. Grazie. Prima dell'avvio formale, un ringraziamento a tutte le partnership di questo progetto, che ricordiamo coinvolge l'Università di Macerata, la scuola di dottorato dell'Università di Macerata e in modo particolare il corso di dottorato il corso di dottorato Umanesimo e Tecnologie e il curriculum Memorie e Digital Humanities. I nostri ringraziamenti anche alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia, che anche oggi ci ospita come streaming, oltre ad averci supportato per tutta l'iniziativa, e ad ANAI Lombardia. La diretta è commentabile da ciascuno di voi sui social connessi, che sono quelli delle istituzioni che ho ricordato poco fa, oltre al Master FGCAD di Macerata e al canale YouTube Ibrida Monte. Detto ciò, con molto piacere lascio la parola subito al professor Ezio Barbieri per la sua presentazione. Prego, professore. Grazie. Quanti minuti ho allora? 15? Sì, abbondanti. 16, diciamo. Ecco, bene. Se vuole può mettere già subito. Ecco, questo che vedete è uno dei registri di un notaio vogherese. Abitava a circa 500 metri da dove vi parlo io adesso e da dove sono nato. Ma io ho pubblicato già un articolo sulla produzione di questo notaio, perché abbiamo di lui 20 registri, numerati da 1 a 21. È un notaio che è attivo 65 anni, dal 1341 al 1406. Quindi passa attraverso la peste, la peste nera, passa attraverso molti altri contagi, fino al febbraio del 1406, quindi più che 85enne sicuramente, 65 anni di carriera, quando muore di contagio. Questi registri sono i superstiti della sua produzione.
Su questo sarò abbastanza breve perché ho già darò immediatamente alla professoressa Ciandrini anche un testo che avevo già preparato in cui spiego bene questi registri. Abbiamo quindi 20 registri numerati da 1 a 21. Il numero 12 manca, purtroppo, ed erano interessanti. È un notaio che ha alti e bassi nella produzione. Io ho descritto un po' tutta la sua attività, le sue, diciamo, anche le sue defaillance tecniche, in un articolo che è uscito negli studi in onore di Punciuk, in memoria, anzi, di Punciuk, notariorum itinera, si può scaricare gratis, open access, sul sito notariorum itinera. Qui è uno di questi registri. Come vedete, non ho messo un centimetro in fianco, ma tenete presente che sono 13-14 centimetri di altezza. Rilegatura in pergamena di riuso e i fascicoli in carta. Sono due tipi di registri. 18 di questi registri sono quelli che lui chiama note breviariorum, cioè sono i fascicoletti poi rilegati anno per anno che lui portava al seguito per andare dai clienti, per esempio per i testamenti. E quindi erano le annotazioni fatte sul momento. Se un documento doveva essere annullato, veniva annullato. Poi abbiamo due soli registri, uno del 1365, che sono invece breviaria, cioè registri in cui aveva trasferito i documenti, quelli validi, quelli non cassati, più ordinatamente, in una grafia più ordinata, sviluppando un po' più il formulario. Quello del 1365, lo vedremo fra un po', è stato salvato proprio all'ultimo per i capelli, perché nel 2017 i primi due fascicoli erano pressoché perduti e gli altri stavano distruggendosi per il cancro della carta, grazie all'intervento del dottor Paolo Fornelli, che tutti conoscete qui a Pavia, e che di tasca sua ha pagato interamente il restauro. Dopodiché il ministero a sua volta ha dato una cifra equivalente per restaurarne altri, quindi sono stati messi in sicurezza. Questi registri vanno a blocchi e ci danno l'attività per a macchia di leopardo dall'inizio, 28 gennaio 1341, fino alla fine, 15 febbraio 1406. Per blocchi 1341, poi abbiamo un blocco di 4 anni molto attivi in cui Voghera è molto attiva. Questo è uno di quei registri dal 1355 al 58. Per il 58 è stata fatta una tesi di cui sono stato relatore della dottoressa Valentina Cozzi. Poi c'è il periodo, gli anni 1365, che è ancora da esaminare, lo vedrà la dottoressa Cozzi, spero. Poi abbiamo il 1366, 67 e 69, sono questi gli anni che ci interessano davvero. Poi abbiamo il 1372-73, un anno perso, il 74, poi dal 75 al 79, quindi il decennio successivo. Noi abbiamo di questo notaio neanche una cinquantina di pergamene che coprono quasi 50 anni, in modo molto rapsodico, mentre qui abbiamo per molti anni l'attestazione giorno per giorno di quello che faceva, la sua produzione giornaliera. Io cosa ho fatto? Avevo fatto l'articolo spiegando un po' molti aspetti della sua produzione, ma questi momenti di chiusura mi hanno fatto riflettere, ho capito quello che i documenti a volte vogliono dire e chi li legge non lo capisce. I documenti non smetteranno mai di parlare, non c'è uno studio definitivo che renda prescindibile il documento da una continua consultazione, anche magari virtuale. Prendendo il 1366, è l'anno in cui inizia un contagio a Voghera. I primi mesi il notaio lavora secondo
i ritmi abbastanza soliti. Lui addirittura nel decennio precedente riusciva a fare tra i 250 e i 280 contratti all'anno. Qui dal 1366 inizia con questo ritmo, però a giugno sparisce, cioè smette di lavorare, lo troviamo per rarissimi contratti a Godiasco, quindi lui si ritira sulle colline a Godiasco, dove si vede non c'era il contagio o cerca di evitarlo, rimane fino pressoché dicembre, quando fa qualche puntata a Voghera, poi torna a Godiasco e soltanto nella primavera torna a Voghera, dove inizia a lavorare ancora. Però abbiamo quindi pochissimi documenti per quel periodo, diciamo, di chiusura. Ma successivamente, 1367, nella seconda metà dell'anno, è sempre un lavoro, lavora ma in modo ridotto. Sembra, il 1368 sappiamo che lavorava, ma noi non abbiamo nessuna documentazione. 1369 arriva a fare 191 documenti. Sembrerebbe che la crisi sia passata. In realtà, vedendo nei dettagli, la crisi non è passata affatto. Se facciamo passare un istante, ecco le immagini, questa è la copertina, poi ecco, vedete qui all'inizio come si presenta gli atti, poi c'è la successiva, documento successivo, vedete, ecco, per darvi un'idea, quella è la mia mano, quindi vedete com'è piccola, poi c'è quello ancora successivo che è un testamento che è stato cassato. Vedete tutte quelle righe tracciate sopra? Lui, questo testamento era davvero nella stanza del moribondo, proprio questo, materialmente questo foglio. E anche in quello successivo c'è la fine del testamento. Lui si recava col fascicoletto, vedete che c'è un po' di spazio, perché? Perché lui metteva la data all'inizio, alla fine metteva i testimoni, lasciava lo spazio bianco, arrivava dal morituro e prendeva le sue ultime volontà. Però questo è stato cassato perché nelle ultime due righe vedete che dice cassatum est quia furiosus factus est e non potuit legi, cioè vuol dire che è andato in delirio, è caduto in delirio il moribondo, quindi non ha potuto rileggere il contratto, quindi l'ha cassato. È estremamente importante questo, diciamo, registro del genere, perché ci dicono anche la vita reale. Qui vedete i fascicoli, il fascicolo successivo c'è, e poi c'è proseguendo ci sono ancora, ce n'è ancora una di queste immagini con sempre, ecco, questo registro, anche qui un atto cassato, annullato anche questo, e vedete le dimensioni sono molto ridotte di questi registri, diciamo formato tascabile, e poi c'è l'ultima carta di questo, passiamo a quello, ecco, questo invece è ciò che rimane della carta iniziale del registro del 1365. Quando l'ho visto nel maggio 2017 era in queste condizioni, mi sono astenuto totalmente dal toccarlo, dallo sfogliarlo, ho segnalato questo caso, ho detto non fatelo più consultare, e per fortuna il dottor Fornelli lo ha fatto restaurare per dicembre, anzi per ottobre era già pronto. Ecco, proseguendo, così potete vedere, c'è qualche qui vedete come si presenta, vedete che è strutturalmente diverso questo. Qui c'è sempre il suo signum e poi è molto più ordinato, perché non deve scrivere velocemente mentre le parti gli dicono i contratti. Qui ragiona e scrive ordinatamente, e ci sono anche quelli successivi, le altre carte successive, vedendo ancora come è rovinato. Qui vedete che è stato salvato ma già era già danneggiato, forse adesso staremmo a piangere la prematura scomparsa di questo registro. Se proseguiamo vediamo anche in quelle successive, ecco, vedete quanto è rovinato, quanto abbiamo perduto. Se fosse stato microfilmato o riproduzione digitale, come è successo per i registri di Genovesi, avremmo almeno salvato il dettato, se non la carta originale. Ecco, proseguendo ancora, anche ci sono queste, anche qui sono i primi due fascicoli perduti o quasi, e qui invece sono sempre meno danneggiati, perché poi proseguiva il cancro ma è stato bloccato. E poi abbiamo un'altra che invece una delle meno di 50 originali ricavate da tutte queste. Abbiamo circa 3.000 contratti nei registri e abbiamo sino a 50 pergamene. Se non avessimo
considerato i registri, avremo ben poco di questo notaio. Io questo lavoro lo faccio dal punto di vista diplomatistico, cioè prima di tutto bisogna vedere, c'è diversità proprio del tipo di informazioni che ci danno le note breviariorum, cioè i registri quelli fatti al momento, e i breviaria, perché ci sono meno informazioni, perché ci sono meno ripensamenti, non possiamo vedere in trasparenza come è venuto il contratto. Ma poi ho fatto, diciamo, per ora questo sono i tre registri degli anni che ci interessano, così meno le vedete visivamente, e altri sono d'apertura, no? Ecco. Poi invece nel successivo c'è, ecco, vedete, ho fatto per ora dei fogli a mano, perché posso pasticciare come voglio, in cui ho messo i vari mesi dell'anno da giugno fino a dicembre del 1355, 56, 57 e poi del 1366, 67, 69, per far vedere qual è l'andamento del lavoro, come lavorava, con che intensità lavorava. Lui era uno dei più grossi proprietari terrieri, naturalmente, quindi a giugno, a maggio, giugno, luglio lavorava pochissimo come notaio perché controllava le proprie terre. Qui vedete, a novembre del 1367 sembra che avesse lavorato moltissimo. In realtà ho visto che negli anni 50 la vita economica era attivissima, cioè i prestiti erano prestiti veri per il commercio, cioè per favorire i commerci, per prestiti a breve termine, ecco. C'era per esempio una vita molto attiva in Rugaleca, che dovrebbe essere via Grattoni qui a Voghera all'incirca, dove c'era una specie di piccola borsa che era nel negozio del barbiere, dove appunto venivano questi prestiti, questi contratti, e il notaio lo frequentava molto. Negli anni 60 sparisce totalmente tutto quanto, e invece ho guardato chi diventano i clienti principali. Vedete tutti questi segni convenzionali. Il tratto orizzontale vuol dire che era un monastero. Il tratto verticale è il monastero del senatore, che era il più grosso proprietario qui della zona ecclesiastico. Vedete quei 7-8 documenti che sembrano un picco di contratti? Ecco, in realtà sono tutti relativi a una minorenne di cui viene nominato il tutore, e poi viene fatto l'inventario, e poi vengono saldati le pendenze. Quindi ho guardato nello specifico cosa cambia, vedendo proprio il formulario, cioè io guardo quello che di solito viene trascurato, cioè quello che sembra formulario, che sembra cose ripetitive, e in questo sono molto contento di vedere che anche il metatesto, i metadati di cui parla la professoressa Ciandrini, richiamano molto da vicino questi lavori che faccio io per il Medioevo, ma lei per il documento digitale. Quindi in questo caso noi vediamo che in realtà il notaio lavora pochissimo, oppure lavora per monasteri. È cambiata l'economia, i privati o sono morti o sono spariti, e soprattutto vado a vedere negli anni della peste, primo, non ci sono testamenti per lunghi periodi, e lui era uno che faceva molti testamenti, quindi vuol dire che non si recava. In realtà la vita continua, perché invece i matrimoni ci sono, ma i matrimoni, gli atti sono matrimoni, ma i matrimoni sono tra giovanissimi che a volte non hanno più famiglia, non hanno chi li accompagni, diciamo, al matrimonio, né genitori né niente, magari qualche lontano parente. Sono in genere atti in cui si dichiara maggiore di 18 anni, quindi autonomo, capace di gestire il patrimonio, chi è orfano. E non solo, un indizio è che non solo è indicato la persona, è indicato il padre defunto, e questo era normale, ma è indicato anche il nonno defunto. Vuol dire che nella conoscenza collettiva lui non era ancora entrato nella conoscenza della comunità, la comunità non lo conosceva ancora, e quindi devono indicare chi era il padre e chi era il nonno, perché altrimenti non avrebbero capito chi fosse costui. E è normale questo che avvenga in una situazione così di strage totale. Cosa, gli altri documenti, quelli tra privati, cosa sono? Sono soltanto dei saldi di debiti pregressi, sono pagamenti di affitti, ma sono affitti molto pregressi, cioè sono affitti in ritardo di un anno e mezzo,
in tempi normali non avrebbero tollerato simili ritardi, avrebbero sfrattato l'affittuario dalle terre. In realtà lì lo accettano quando dà qualcosa, accettano. Ci sono vendite e ci sono le vendite sono spesso per far cassa. In parole povere, o perché uno non può più permettersi di pagare l'affitto per una casa, un affitto che era alto, oppure perché la casa è diventata troppo grande perché non hanno più familiari, oppure perché deve campare. Nell'ultima che avete appena visto c'è appunto una vendita che è fatta il 20 gennaio 1369. Se noi guardassimo soltanto l'ultima, la numero 21, se noi guardassimo soltanto l'andamento dei contratti, diciamo, ma sembra che l'economia sia ripresa, niente affatto. Perché? Perché quel documento ci dà qualcosa di molto duro, una notizia molto dura. È una vendita fatta da due fratelli che sono a nome di un altro fratello anche, per un sedime, una casa in Oriolo, che è qui adesso una frazione di Voghera, e vendono a uno della famiglia dei Sardus, no? Che hanno molta disponibilità di denaro, commerciano molto, eccetera. Cosa dice a un certo punto il notaio? Non per commiserare le persone, ma semplicemente perché questa vendita probabilmente avviene a un prezzo da strozzinaggio, e quindi per evitare che qualcuno impugni per il fatto che i ragazzi sono giovani, sono appena diventati diciottenni, uno addirittura c'è il console del comune di Pavia che è presente, viene da Pavia, quindi è una questione molto delicata. Cosa fa? Dice, no? Quod sedimen dicti fratres venditores e orum et dicto nomine vendiderunt et tradiderunt occasione solvendi quoddam fictum rectentum. Fitti arretrati che non riescono a pagare altrimenti. Et occasione emendi blavam, cioè granaglie, neanche frumento, granaglie, andavano all'hard discount, diciamo, ad vivendum, cioè per campare. Quia multum indigebant cum ad presens magna famis sit inter gentes et maxime inter eos fratres venditores. Cioè ci sono difficoltà a pagare, a far fronte agli impegni e difficoltà a comprare alimenti. Qualche giorno fa mi è arrivato un questionario dall'Università del Michigan, ecco, che era arrivato 2 mesi fa anche a mia moglie, e mi chiedevano diverse cose, se ho sintomi e tutto quanto, non li ho. E poi mi chiedevano anche se ero preoccupato di restare senza cibo, e io ho detto neanche un po', e poi se ero preoccupato per la mia situazione economica. Ho detto, ma non più di tanto, sono preoccupato nei momenti, ma anche adesso, cioè si sa che sono alti e bassi. Però questo cosa vuol dire? È identico a quello di cui si parla adesso, cioè l'alimentarsi, la miseria in cui erano caduti costoro e il pagare quindi gli affitti, eccetera, e il riuscire a comprarsi da mangiare. Granaglie, blava, non usano frumento, quindi vanno proprio all'hard discount. Purtroppo è andato perduto, distrutto il registro del 70-71, il numero 12, e abbiamo quello del 72 e degli anni seguenti, tranne uno. A questo punto volevo proseguire in questa ricerca. Perché? Perché la fiera dell'Ascensione di San Bovo a Voghera è stata istituita nel 1372. Bisogna vedere com'era l'andamento allora dell'economia, dei contagi, perché a questo punto la fiera potrebbe essere stata istituita ancora adesso, quest'anno no, ma lo si fa e c'è grande concorso di gente, probabilmente per dare un impulso economico a Voghera, se non lo vediamo sotto questo aspetto. Ma soprattutto io vorrei dire che questo non lo faccio perché, per pura curiosità. Il mio referente
spero di trovarne uno che mi dia ascolto e che sia decente, dovrebbe essere un medico storico della medicina, per dirmi se io ho davvero capito esattamente quello che dice il documento, oppure se devo stare ancora attento per capire quello che il documento vuole dirmi, ma che io, come letterato, non ho gli strumenti per capire. Quindi, una interdisciplinarità, ma io l'ho fatta anche per l'allevamento dei bovini con il professor Vigo di veterinaria di Milano, l'ho fatto anche sotto altri aspetti, con la dottoressa Guioli del Museo Civico di Voghera, una interdisciplinarietà che permetta di capire esattamente i documenti che altrimenti verrebbero visti solo come piccola fonte di notizie. Questi registri erano stati visti ma per ricavare singole notizie. Ognuno li consulta per le cose che gli interessano, non c'è problema. Io, oltre ad aver voluto avere un quadro generale, adesso voglio vedere, anche studiando il formulario da diplomatista, proprio per vedere quello che agli altri non interessava, perché non erano notizie seriali o notizie curiose o tutto quello che si vuole, ma in realtà il formulario con le sue piccole variazioni ci può dire grandi cose sui mutamenti. Io ho finito, non so se il tempo è finito o se ho... ditemi voi se... Sono stato nel tempo? Abbondantemente nei tempi, professore, quindi se vuole ulteriore tempo a disposizione per raccontarci tutti quell'aneddotica che a lei piace molto combinare con la scientificità delle carte, siamo molto interessati ad ascoltare. No, anche perché questi registri sono stati visti, erano all'archivio notarile distrettuale qui a Voghera, quindi naturalmente le consultazioni avvenivano con grande c'era una situazione in cui l'usciere, il custode era estremamente succube dell'illustre studioso che ci arrivava, il quale si permetteva di scarabocchiare tutto quanto, di fare i suoi affari e magari di farsi prestare qualche registro e portarselo a casa. Adesso fortunatamente nell'archivio di Stato di Pavia probabilmente questi registri sono stati attaccati, alcuni di questi, dal cancro della carta. Quello del 1165 l'abbiamo salvato per un pelo. Stava mettendosi male anche per l'ultimo registro, il numero 21 degli ultimi anni, anche quello è stato però messo in sicurezza. Probabilmente quello che dobbiamo rimpiangere, perché erano anni cruciali, 1170-71, e probabilmente o è stato portato a casa in prestito mai più restituito, oppure, cioè non voglio puntare il dito accusatore, ma le ipotesi possono essere quelle, oppure può essere che si sia talmente sbriciolato, non curato, per cui hanno buttato via quel poco che restava, le briciole che restavano. Poi sono stati studiati, ma da persone più che serie, nel senso la Daniela Romagnoli, Andrea Piazza, la mia collega, quella di adesso in pensione, mi verrà in mente il nome perché siamo amici da una vita, ecco, che hanno studiato per Voghera. Ecco, una cosa che vorrei far notare: gli atti interrotti ce ne sono diversi in questo periodo, cioè prepara gli elementi del contratto, poi non lo fa. A questo punto, visto che l'altra mia laureata, Alice Garusi, aveva visto bene, si era fotografata anche i registri dei convocati di Voghera, che purtroppo partono dal 1372, le ho detto di guardare, perché mi ha detto ci sono casi in cui è previsto il verbale, è prevista la riunione, mettono la data del verbale e poi non mettono niente, vuol dire che era saltata la riunione. Purtroppo non c'è per questi anni di peste, perché sarebbe stato interessante abbinare gli atti interrotti del notaio, perché se interrompe gli atti vuol dire che c'è qualche motivo impediente, e perché non hanno fatto quelle riunioni del Consiglio Comunale, per esempio. Detto per inciso, in un registro 1356 giugno, nelle pagine, l'ho fatto tirare fuori, fatto mettere in una cosa, ho trovato un fiore. Io ho il sospetto che sia stato messo dal notaio, schiacciato in mezzo, presente i fiori che si tengono, ecco, schiacciato in mezzo, no, proprio. Quindi, ma
soprattutto è un notaio, per esempio, su questo avevo visto anche, lui va a volte a Pavia, quando cambia clientela, quando entra in rapporti più stretti col monastero del Senatore, perché di altri clienti in pratica non ne ha più, sono tutti sul lastrico o quasi, allora avevo studiato anche il percorso, come faceva ad andare a Pavia. Uno dice, in giornata, in realtà lui mette l'ora in cui fa gli atti. E ci abbiamo dei casi in cui nel tardo inverno, inizio primavera, cioè tra Carnevale, Pasqua, eccetera, alcune volte viene a Pavia per andare al monastero del Senatore. Quindi fa un atto o due o tre al mattino qui a Voghera, alla sera, ma prima del tramonto del sole, ne fa degli atti a Pavia, all'interno del monastero del Senatore. E aveva già un 60 anni circa il notaio. Quindi probabilmente. Lui cosa faceva? Lo portavano in calesse o roba del genere attraverso Oriolo, Pizzale, arrivava fino al approdo delle imbarcazioni fluviali tra Corane e Cervesina. Di lì prendeva, c'era il monastero del Senatore che aveva il barcone con cui arrivavano le monache, arrivava la badessa quando doveva venire a Voghera, no? Prendeva il barcone, quindi riposandosi tranquillamente, senza pericoli di contagio, quando c'era contagio, segue il Po, risale il Ticino e viene sbarcato proprio davanti alla porta Pertusi o da quelle parti, entra e è subito lì dal monastero. E quindi abbiamo anche, ci sono delle prove che effettivamente lui proprio viene in giornata. Riesce a venire in giornata, impensabile che riuscisse ad arrivarci a cavallo attraversando due fiumi e tutto quanto. Quindi è da tenere presente che c'erano questi collegamenti, come pure ha una concezione della geografia che è tutta sua. Cioè, a Voghera c'è una sola pieve, San Lorenzo, e c'erano cinque porte. Quindi non si citava neanche la parrocchia, la pieve, si citava la porta e basta. A Pavia ci sono nove porte, c'erano 140-150 parrocchie. Quindi la parrocchia era un sottomultiplo, cioè una partizione della porta. Arriva a Pavia, non ci capisce, non si raccapezza, e quindi dice: al contrario, dice come se la porta fosse un sottomultiplo della parrocchia, quindi della porta Damiani della parrocchia di, ecco, quindi il che vuol dire che lui è talmente fissato con la sua visione, che è quella di un borgo, no, di una città, per cui quando arriva a Pavia la geografia non la capisce mica più tanto, non capisce com'è strutturata la città, ecco, non ha delle strane concezioni anche. Lo approfitto per segnalare un paio di cose. Abbiamo ricevuto molti commenti che adesso in ordine cronologico Quelli leggibili solo, quelli abbiamo leggibili. solo commenti leggibili perché la comunità di Canvas e la rete che segue su tutti i social ha un'ottima netiquette e anche un buon senso civico, quindi sono tutti leggibilissimi, no? Non c'è necessità di fare filtro dalla cabina di regia. Il professore raccontava di un fiore inserito all'interno delle carte e mi è subito venuto in mente il libro Il piacere dell'archivio di Annette Farge, dove si parla proprio di queste agnizioni, scoprimenti all'interno di carte. Spesso noi archivisti tendiamo a parlare più di Derrida e del mal d'archivio, raccontando tutte le fatiche della professione. In realtà l'impatto non solo storico, ma anche emotivo di poter lavorare su carte che raccontano la storia di persone, oltre che la storia, ha un fascino incredibile. Io la prima volta che entrai nei depositi dell'Archivio di Stato di Pavia, come addetta ai lavori, erano gli anni delle operazioni di SIAS, il sistema informativo degli archivi di Sì. Stato, e quindi l'Archivio di Stato di Pavia si attrezzò per fare una sorta di raccordo fra tutti i vari strumenti di corredo pregressi e convertirli in banche dati. Ero davvero emozionata perché mi sembrava di entrare nei depositi delle filze notarili, dei registri del San Matteo di Pavia e ascoltare le voci provenienti da quelle carte. Quindi è proprio un mestiere affascinante, con i difetti del mestiere, le difficoltà, ma anche con tanti
pregi, e penso che ciascuno di noi che è qui in video oggi rappresenti anche una fetta di quella passione e di emozione che mette nel proprio lavoro, con il beneficio di lavorare a contatto con i beni culturali. Zona molto difficoltosa per i problemi che tutti conosciamo, anche di finanziamenti e di visibilità, in cui però la scientificità, lo studio e le passioni di tutti emergono. Allora, vi avevo promesso di andare in ordine cronologico di interventi. Posso dire una cosa anch'io, Paola? Prego. Allora, volevo dire, professore, che io quando lavoravo a Bologna mi sono occupata di un archivio privato, l'archivio di Luciano Anceschi, che è stato il primo, diciamo, a introdurre la disciplina dell'estetica in Italia, insomma, quindi un grandissimo, il padre del gruppo 63, quindi... E quando riordinavo le sue lettere mi trovavo per esempio un amico napoletano che gli scriveva: in questo periodo non ti ho potuto contattare perché ho avuto il colera. E io, che avevo la lettera in mano, adesso l'avrebbero messa in quarantena. Noi abbiamo riaperto, come lei sa, da lunedì la biblioteca per il prestito, però i libri che rientrano dal prestito devono stare 9 giorni in quarantena, capisce? Quindi, diciamo, è proprio questa emozione di cui parlava Paola, l'ho provata anch'io tantissimo quando appunto lavoravo nelle carte francescane, a parte il fatto nei libri, quando si ritrovano fogli, lettere, dediche, inviti, anche nei libri succede la stessa cosa, questo sì. Segnale della vita, ecco. E volevo anche dire una cosa, che sono però molto contento, oltre a sentire le parole della Cendrini, che è stata mia studentessa, del Marapozzi, ma anche ho sentito poi, stavo facendo lezione, quindi l'ho sentito in differita, ma Catanese, ecco, sono molto contento di aver sentito Catanese, perché sa camminare ormai sulle sue gambe, è una piccola soddisfazione questa. Lupus in fabula, l'amico e collega Filippo Catanese, ha visto. Saluta e ci ringrazia, ringrazia soprattutto le belle parole usate dal professor Barbieri. Abbiamo un'altra conoscenza, l'Italia e la Tunisia, Abir El Ghul, che ci saluta, è connessa anche oggi con Canvas. Poi un'altra conoscenza, la collega Cristina Gnudi, in questo momento. Ah, certo, la conosco bene. Ci saluta, abbiamo anche il commento di Chiara Bianchini, molto interessante e costruttivo per i nostri archivi. Quando non eravamo ancora in diretta, stavamo congegnando qualche cosa che potesse far emergere il sistema archivi sulla città. Ricordiamo che Canvas nasce come occasione trasversale fra più regioni, Lombardia e Marche. È molto interessata anche alla valorizzazione del territorio, tanto per Pavia, sede che ci ha già ospitato nel mese di dicembre e che ci ospita tuttora, quanto per Macerata. E mi piace anche citare i colleghi dottorandi dell'Università di Macerata, con cui stiamo cercando di imbastire qualche idea per la valorizzazione del territorio, e quindi seguiteci, perché la notte dei ricercatori, che quest'anno sarà a novembre, magari potrebbe dare proprio modo di un'occasione trasversale tra Pavia e Macerata, qui oggi rappresentato. Abbiamo anche un altro commento di Matteo Sommaruga, che sulla scia delle suggestioni lanciate dal professor Barbieri segnala la sua l'individuazione di un faldone che descrive come pieno di muffe dell'archivio notarile dell'archivio di Stato di Milano. Chissà se è stato salvato, chiederemo ai colleghi dell'Archivio di Stato di Milano notizie magari su questa particolare unità archivistica, sicuramente ben custodito, bisognerà indagare se è stato anche oggetto di restauro. Era del periodo segnalato dal professor Barbieri, indicativamente XIV secolo, ed era pertinente al notaio Capino Sommaruga. Poi abbiamo un altro saluto da Federica Bianchi. Ecco, la saluto, è stata mia allieva alla scuola d'archivio di Parma.
Abbiamo anche un commento, ICAS 94 è un'azienda che si occupa di digitalizzazioni, ha condotto anche digitalizzazioni tanto per alcuni istituti di Milano quanto per istituzioni di Pavia, e chiaramente il lato di account emerge perché, viste le digitalizzazioni offerteci dal professor Barbieri, indica di fare una digitalizzazione, tra virgolette, come si deve. Mi piace ricordare che per tutti gli studiosi, il fatto di poter consultare e riprodurre, in forma digitale le carte del proprio studio è una notevole, evoluzione. E certo che se, ci fossero delle risorse disponibili, campagne di digitalizzazione con strumenti più efficaci di quella che può essere la nostra fotocamera piuttosto che una macchina fotografica digitale e uno stativo, aiuterebbero molto la ricerca, oltre che le campagne di digitalizzazione conservativa. Abbiamo poi un altro commento, Francesco Serafini, un compagno di università che mi piace salutare, un caro Ah, abbraccio al professor. ecco. Il suo vecchio studente. Ecco, una delle soddisfazioni di questa Canvas Home Edition è poter ricostruire una rete di colleghi che sono stati colleghi ai tempi dell'università e che adesso nell'esercizio dei propri mestieri si ritrovano riascoltando i propri maestri, come il professor Barbieri. E Cristina Nudi ci commenta ancora: è sempre incredibile quanto i documenti possano parlare se interrogati con questa sapienza, quanto è vero quello che ci indica la collega Cristina, bisogna avere l'occhio clinico, quindi aver Eh molto sì, studiato sono per poter 44 anni, 45, che adesso mi è venuto l'occhio clinico, ecco. E poi abbiamo ancora Federica Bianchieri che esprime un grande piacere ad ascoltare Grazie. le lezioni del professor Barbieri. Fatta questa parte social, approfitto per ricordare a tutti di continuare a commentare per poter interagire in tempo reale con noi. Condividete la diretta, aiutateci a costituire una rete sempre più fitta e trasversale tra le competenze, le discipline e anche i territori. E su questo lascerei la parola a Mara Pozzi per il suo intervento. Io mi Congratulazioni. disconnetto? Mi Puoi disconnetti? rimanere con noi, così segue anche la parte di Mara Pozzi e poi facciamo un po' di dibattito finale con una sessione perfetto, bene. dedicata ai colleghi Sì. dottorandi, ricercatori e professionisti. Perfetto. Con molto piacere introduco Mara Pozzi, che è stata compagna di banco ai tempi dell'università. Ci eravamo incrociati nei corridoi del Dipartimento di Studi Umanistici, allora Dipartimento Cipolla e dell'Aula Pagnin. E quindi mi fa piacere dare voce a lei, che qui oggi rappresenta con grande professionalità e passione, che abbiamo più volte evocato, il lavoro dell'archivio storico del Comune di Pavia. Prego, Mara. Allora, buongiorno a tutti, saluto nuovamente perché ci siamo già salutati nel back office, diciamo così, Paola e il professor Barbieri e Antonella Campagna che ho conosciuto oggi con molto piacere. Pur essendo di Pavia non avevamo ancora avuto l'occasione di conoscerci. Ringrazio Paola e la ringrazio dicendo anche che oggi io realizzo un piccolo sogno. Anch'io sono stata studentessa appunto sia a Pavia sia al Master di Macerata nell'edizione 2012, per cui mi è passato di tempo e mi ha fatto molto piacere ritrovare in un seminario, seppur virtuale, i professori con cui ho studiato. E ci unisce proprio, ed è stata Paola a permetterci di unirci virtualmente in questa prima, diciamo, occasione di collaborare. Io mi occupo dell'archivio storico del Comune di Pavia da 4 anni. Quando sono arrivata al Comune di Pavia, il mio predecessore
Il dottor Zaffignani era già andato meritatamente in pensione da oltre un anno. Mi sono trovata sulle spalle, diciamo così, una responsabilità e un archivio molto prestigioso. Volevo parlarvi appunto della mia esperienza all'interno dell'archivio storico del comune di Pavia. E portando la mia esperienza, parlarvi anche di archivi che non sono statali, sono enti pubblici, enti locali, con tutte le difficoltà anche che può avere un archivio locale, perché ricordiamoci che comunque anche gli archivi di Stato, come dire, possono usufruire di vantaggi legati proprio al fatto di dipendere dal Ministero e quindi di poter condividere magari anche software, iniziative, piattaforme, eccetera. Mentre l'ente locale, come sappiamo, vive di risorse proprie che l'archivio deve condividere con altri servizi ai cittadini. Bene, quando sono arrivata al comune di Pavia, era in revisione il sito del sistema bibliotecario. Quello che vedete è l'esito di quel lavoro. Chi è di Pavia sa che la biblioteca, l'archivio storico e la biblioteca civica Bonetta condividono da sempre la stessa sede. E questo ha fatto in modo che molte volte venisse confuso l'archivio con la biblioteca, tant'è vero che l'archivio storico del Comune di Pavia è noto ai pavesi come l'archivio della Bonetta, identificandola con la biblioteca civica. In realtà la biblioteca civica ha il suo archivio, ma l'archivio storico nasce ben prima del Comune di Pavia, nasce ben prima della biblioteca civica. Il mio intervento si intitola appunto Dalla tradizione all'innovazione. Tradizione che parte da lontano, come vi ho detto, la biblioteca civica nasce alla fine dell'Ottocento, grazie al dono di un filantropo che era Carlo Bonetta. Nasce perché appunto Carlo Bonetta dona alla collettività, alla municipalità, come era uso alla fine dell'Ottocento, nell'Ottocento, dona la propria biblioteca accompagnata anche da tutta una serie di documenti. Inoltre, grazie ad un legato, istituisce proprio come si può dire, istituisce un fondo per cui per gli studi di storia locale, storia patria. Quindi, come vedete, la tradizione nasce alla fine dell'Ottocento, per cui nascono sulla base e anche nell'edificio che era stato già sede dei musei civici. Grazie anche qui all'intervento di un filantropo, uno studioso, un eclettico che era il Marchese Malaspina, nello stabilimento di Belle Arti Malaspina prendono vita da una parte i musei civici, quindi con tutte le collezioni artistiche possedute dalla municipalità e donate dal Marchese Malaspina, e dall'altra parte, grazie ai fondi di Bonetta e alle donazioni di Bonetta, nasce anche la biblioteca, una biblioteca che ovviamente era storica principalmente sulla storia di Pavia. Però Bonetta porta anche altri doni, porta tutta una serie di archivi di famiglia, che dona insieme alle proprie carte. Questo è il primo nucleo, diciamo, dei musei civici, quindi composti da una parte da tutte le collezioni artistiche del Marchese Malaspina, dall'altra invece dalle donazioni di Carlo Bonetta, sia documentarie sia bibliografiche.
a un certo punto viene subentra l'esigenza di avere un conservatore del museo. E qui arriviamo agli inizi del Novecento, quando ci si pone il problema di che cosa fare, per esempio, con le carte storiche del comune di Pavia. L'archivio nasce, come vi ho detto, molto prima della biblioteca e dei musei civici, perché dell'archivio comunale conserviamo testimonianze a partire dal XII secolo. Quindi voi vi rendete conto che l'archivio della Bonetta, dal mio punto di vista, è un po' riduttivo. Nel senso, potrebbe essere il contrario, cioè la biblioteca Bonetta è la biblioteca dell'archivio storico civico. Archivio storico civico che nel momento in cui ci si pone il problema di cosa fare delle carte vecchie del comune, si trova, per chi è di Pavia, si trova a Palazzo Mezzabarba, Palazzo del Municipio, e in quel momento si discute se è opportuno trasferire anche le carte antiche, le pergamene dell'archivio comunale presso lo stabilimento di Belle Arti Malaspina, dove è stato istituito il Museo Civico. Bene, qua andando a leggere il nostro sito nella pagina dedicata alla nostra storia, ho deciso di pubblicare in parte una lettera, una relazione che fece il sindaco di allora, siamo nel 1900, ipotizzando diverse soluzioni per l'archivio. Sono soluzioni e sono problematiche che devo dire che se non ci fosse la data potrebbero essere sicuramente problematiche del 2020. Quindi la giunta si interroga e si chiede cosa farne dell'archivio, da una parte l'archivio storico, dall'altra parte, ovviamente non ancora individuato come l'archivio storico, ma come le carte storiche del comune, e cosa fare invece con l'archivio corrente, che era da sempre un problema perché la carta occupa spazio, aveva bisogno di essere consultata per fini amministrativi, quella corrente, e quindi ci si pone dei problemi. E i soliti problemi sono gli stessi, cioè il sindaco fa questa relazione, dice alla giunta si affacciano tre soluzioni del problema, riordinare qui quanto ci resta, e fu sconvolto nel successivo ordinamento secondo disparati criteri, questa è un'altra storia comune a moltissimi archivi e soprattutto archivi comunali, chiunque si è occupato dell'archivio nel corso dei secoli tende a organizzare in un certo modo. Anche qui, poi sappiamo tutta la storia del discorso degli archivi preunitari, per cui ogni archivio ha la sua realtà. E chi si occupava dell'archivio decideva di impostare l'ordinamento, il riordino dell'archivio in base un po' anche alla propria formazione personale. Ecco qui che quindi ci si pongono questi problemi. Quindi riordinare quanto ci resta. Adattiamo la sede, quindi adattiamo la sede di Palazzo Mezzabarba, qui del municipio, e questo comporterebbe molto praticamente, dicono, il vantaggio nella consultazione di alquante pratiche in corso. Ecco, questo è l'altro problema, il problema degli spazi. Passare tutti i documenti anteriori al secolo attuale al Museo Civico di Storia Patria, dove però mancano locali per disporli, non basterebbe più l'unico, per quanto competente personale, professor Rodolfo Maiocchi. Questo è un altro problema degli archivi, anche oggi, il personale che manca, il personale specializzato. E poi iniziare trattative per l'istruzione in Pavia di un archivio di Stato. Ecco, l'archivio di Stato arriverà, la Giunta studierà il da farsi. La Giunta ha studiato il da farsi e ha trasferito, poiché l'archivio di Stato sarebbe arrivato alla fine degli anni 50 a Pavia, ha deciso di trasferire le carte fino al 1815 presso il Museo Civico di Storia Patria, l'attuale sede della Biblioteca Bonetta e dell'Archivio Storico.
Sono rimasti a Palazzo Mezzabarba però altra documentazione. Anche qui, una volta risolto il problema degli spazi temporaneamente, emerge anche nelle carte il problema di come prevedere gli aumenti da una parte della biblioteca e dall'altra dell'archivio, perché anche la biblioteca, dopo la donazione di Carlo Bonetta, si è arricchita di altre donazioni molto importanti. La Biblioteca Bonetta non è solo biblioteca civica, ma è una biblioteca storica di conservazione, ha dei fondi molto importanti, il Cunaudo, il Cinquecentino, e poi tutte quelle raccolte che appunto nel corso dei secoli sono state donate al Museo Civico. Bene, questo è, arriviamo poi agli anni 80, in cui la biblioteca riesce a trasferire, nell'ultimo intervento di biblioteca e l'archivio riescono a trasferire dal comune l'ultima parte dell'archivio storico comunale fino ad arrivare al 1940. Attualmente nella sede principale, appunto quella di Piazza Petrarca 2. Attualmente l'archivio però è così come era rimasto nel 1980. Questo vuol dire che quando io sono arrivata, tutt'oggi, l'archivio è disposto in più sedi. Quindi c'è una sede principale e poi c'è una sede secondaria che vale un po' da deposito. Questo complica molto la situazione, perché quando sono appunto arrivata ho dovuto gestire la documentazione, la consultazione di documentazione che parte per quanto riguarda l'archivio storico, civico. Che parte, come vi ho detto, dal XII secolo e arriva fino agli anni 80 del Novecento. Il problema era che dovevo appunto gestire una sala studio che poteva essere itinerante, quindi mi sono posta il problema di come fare e ho cercato di risolvere ricostruendo virtualmente i miei archivi. Come ho fatto? Ho cercato di tramite il ho creato due portali innanzitutto. Uno è Archivio Storico Civico Inventari. Ecco, gli archivisti riconosceranno sicuramente Archimista. Archimista è un altro prodotto pavese, nasce a Pavia ed è il software che utilizziamo noi negli archivi, negli archivi storici, per l'inventariazione. Ho fatto questa operazione, ho cercato di raccogliere, di rifare alcuni strumenti di corredo. Con l'aiuto degli operatori del servizio civile che mi affiancano quotidianamente nell'apertura dell'archivio, ho cercato di rivedere e anche di archivisti, perché i progetti sono stati molteplici. C'è stato anche qui la scelta era un po' obbligata, nel senso che la sottoscritta si occupa sia del back office sia del front office. L'archivio ha un solo archivista e la sala di consultazione prima del lockdown era aperta al pubblico 5 giorni a settimana su 6. Questo voleva dire che il mio impegno era costantemente per la sala studio, per la consultazione online, eccetera. E poi avevo anche questo problema appunto di mettere a disposizione degli strumenti di corredo contemporanei perché non solo il dibattito si era fermato al 1900, ma anche l'inventario a disposizione. Questo voleva dire che avevo tutta una serie di strumenti che erano stati
realizzati negli anni 80, negli anni 1900 dai diversi conservatori che si erano occupati della biblioteca e dell'archivio appunto, e altri inventari che invece risalgono tuttora agli anni 80 e 90, dove c'è stata l'ultima revisione. Bene, ho fatto questi due percorsi, ho cercato di costruire e realizzare questa piattaforma, questo portale in cui andranno a confluire tutti gli archivi che nascono in digitale oppure che hanno visto una revisione e che sono stati importati attraverso una revisione appunto degli archivi cartacei. Alcuni sono riuscita a digitalizzare in modo corretto, come ci ricordava sempre prima ICAS, sono riuscita a digitalizzare alcuni fondi e ricostruirli virtualmente. Questo vuol dire che i miei utenti, gli utenti dell'archivio storico, che ricordo sono un pubblico non prettamente specialistico, anzi la maggior parte dei miei utenti non è un pubblico specialistico, c'è il pubblico dei ricercatori, c'è il pubblico degli studenti universitari. Ma la maggior parte degli utenti ad oggi, direi il 90%, è fatto da persone che non conoscono il mondo degli archivi. E quindi ho cercato di digitalizzare, mettere a disposizione questi strumenti nel modo più, come dire, fruibile e facilmente intuibile possibile per l'utilizzo. Per cui quelli che vedete, ovviamente per gli archivisti è molto semplice capire i complessi archivistici, soggetti produttori, soggetti conservatori. Vedete che c'è l'archivio del comune parte antica. Nelle prossime settimane andremo ad implementare invece con tutta la parte, un recupero degli inventari cartacei fino al 1940 e saranno pubblicati. Quindi, man mano che ogni inventario è stato rivisto, viene messo a disposizione del pubblico. Quindi l'archivio del Comune Parte Antica arriveremo fino al 1940 con gli inventari. Mentre sarebbe opportuno procedere con un progetto di revisione, no, di realizzazione di quella parte che è ancora depositata a Palazzo Mezzabarba dal 1941 agli anni 80, come vi dicevo, che manca totalmente di inventari. Quello è l'altro problema, la realizzazione degli strumenti di corredo. Poi vedete, questi sono tutti gli elenchi dei complessi archivistici di cui c'è un inventario. Di alcuni, come vi ho detto, abbiamo digitalizzato completamente il fondo. Questo è il fondo privato, di Maria Cozzi, Croce Rossina Pavese, un progetto realizzato anche con il Ministero dei Beni Culturali e con Croce Rossa. Di Maria Cozzi, che è un personaggio molto noto e famoso a Pavia, cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricostruito virtualmente l'archivio, archivio che anch'esso purtroppo è un po' disperso tra i musei civici e che conservano una parte dell'archivio del Risorgimento e noi. Questi sono, è un fondo privato, è un fondo privato che è stato completamente digitalizzato di ogni serie archivistica. Vedete, noi abbiamo digitalizzato completamente l'archivio il suo diario, l'album fotografico e poi ci sono il fascicolo personale di Maria Cozzi. Quindi questo vuol dire, come dicevamo prima, come diceva anche Paola, che i miei utenti per determinati tipi di archivi possono scaricare il documento di loro interesse, però qua forse il vantaggio è che non scaricano il singolo documento, ma possono innanzitutto andare a vedere la storia del
soggetto produttore, cioè viene contestualizzato il documento, che è quello, è il lavoro principe, diciamo, di noi archivisti. Noi ci teniamo molto, e io ci tengo molto a questo archivio storico civico inventari, perché anche qui appunto cerco di coniugare le esigenze di un pubblico forse un po' più specialistico, un po' più avvezzo al mondo degli archivi e che, come diceva Paola, ha bisogno di vedere i documenti che io per diversi motivi non riesco a mettere a disposizione, ma che rendo proprio fruibili e stampabili dal proprio PC. E poi c'è tutto un pubblico invece che usufruisce di questi documenti, o può usufruire di questi documenti, di questi archivi, non di questi documenti, e fare un percorso anche laboratoriale. Io quando ho istituito questo archivio storico civico inventari ho pensato molto al mondo della didattica, per esempio, e quella che adesso è diventata la normalità, la didattica a distanza. In un momento in cui non ci si può recare in archivio, i professori possono tranquillamente collegarsi al sito del Comune di Pavia, consultare l'archivio storico civico inventari e fare dei discorsi con i ragazzi, appunto, relativamente, per esempio, alla Prima Guerra Mondiale. Prima Guerra Mondiale su cui abbiamo investito molto, nel senso che l'archivio storico, sempre rifacendomi al mio portale, nella sezione patrimonio, dunque mentre nel portale archivio storico civico inventari sono nel corso di implementazione, di realizzazione, inventari digitali, nativi digitali o recuperi, su invece nella pagina del patrimonio cosa ho fatto? Ho reso disponibili in formato PDF gli inventari cartacei di cui vi parlavo prima e di cui non è ancora in corso l'inventariazione. Questo, anche questo, penso, spero, mi auguro, sia un vantaggio per i miei ricercatori, perché, come si diceva prima, possono consultare da casa gli inventari e fare delle richieste mirate all'archivio storico. Questo comporta anche, come dire, un diminuito carico di lavoro per gli archivisti, che ovviamente l'archivista che deve fare delle ricerche e che deve, come vi ho detto prima, accontentare un pubblico eterogeneo, la documentazione eterogeneo sia perché la documentazione conservata veramente copre un arco cronologico notevole, ci sono fondi diversi. Ieri si parlava di archivi di impresa, archivi di persona, archivi di design, di fotografia, eccetera. L'archivio comunale, l'archivio storico civico, di ognuno di loro può, ne ha un esemplare, un esempio. E questo comporta anche una certa fatica da parte mia di stare, diciamo, sul pezzo su ogni archivio, anche perché poi ogni ricercatore desidera che il proprio interlocutore, in questo caso chi si occupa della sala studio, chi si occupa degli archivi, eccetera, possa, come dire, sapere di tutto e di più di quello che è il tema di ricerca del ricercatore. Non è così, ci proviamo, però è difficile proprio per questi motivi, perché dobbiamo tutelare, conservare, gestire un patrimonio e mettere a disposizione un patrimonio notevole, ecco, quindi diventa difficile. Quindi questa è questa parte. L'altra parte che volevo farvi vedere è quella sempre sulla Prima Guerra Mondiale. Un nostro progetto di digitalizzazione è stato quello di Militaria, sempre nell'ambito di quel progetto ho sforato, forse Paola, dammi un cenno. Abbiamo, no, puoi far vedere anche questa parte, ci mancherebbe, Mara. Poi mi piacerebbe riservare pochi minuti prima della prossima sessione a un confronto fra tutti i partecipanti e a due partecipanti della sessione successiva. Prego, Mara. Vabbè, allora concludo con Militaria. Allora, 100.000 schede alla fine della Prima Guerra Mondiale sono state
raccolte, donate ai musei civici dell'ufficio di notizie per i militari al fronte, 100.000 schede sanitarie. Stiamo parlando del periodo della Spagnola. Adesso è tornato tristemente, è ancora un'epidemia che andrebbe studiata. Ebbene, noi il Comune di Pavia abbiamo digitalizzato 54.000 di queste 100.000 schede e sono consultabili e scaricabili, come vi dicevo, online. Questa è una banca dati, non è certo un archivio, e abbiamo resi disponibili. Anche questo archivio verrà importato in Archimista e verrà reso disponibile insieme sull'archivio storico civico racconta. L'ultima cosa che volevo dire, l'altro è il portale dedicato alle pratiche edilizie, anche questo tutto un mondo a parte. Il 90% dei miei utenti in questo momento sono professionisti, architetti, geometri, che hanno bisogno di consultare tutto quello che era l'edilizia privata e pubblica di Pavia. Anche qui ho messo a disposizione degli inventari, recuperi di lavori precedentemente fatti e realizzati, e hanno a disposizione degli strumenti di ricerca a partire dal XVIII secolo sino al 1979. Quindi questo vuol dire che le attività di ricerca possono farle tranquillamente dall'ufficio e poi venire a consultare l'archivio. L'altra parte che vi volevo, poi c'è la parte della promozione che è iniziata sempre 3 anni fa, quando abbiamo realizzato questo sito, con la nostra newsletter, che era prima mensile, che nel periodo del lockdown è diventata settimanale, e che attraverso appunto l'archivio storico racconta, vuole far conoscere alcuni fondi, archivi, non documenti, archivi dell'archivio storico civico. Qui ci sono ormai 3 pagine, ospitiamo appunto da 2 mesi a questa parte Memoria d'Inchiostro, che è curato dal professor Barbieri e da Filippo Catanese. Ci raccontano in modo, come avete visto, il professor Barbieri, con passione, con competenza, ma anche con un linguaggio veramente semplice. Ciò che semplice non sembra, quindi tutto il nostro patrimonio custodito all'archivio storico civico, e noi continuiamo, nel senso che ogni settimana, pur essendo avendo riaperto, siamo diversamente aperti, cioè su appuntamento, riceviamo i nostri utenti, continuiamo anche con le attività di promozione che sono diventate, diciamo, sistematiche sia sui canali social, quindi su Facebook, sia attraverso appunto YouTube, il nostro canale YouTube, dove andiamo a pubblicare settimanalmente questi appuntamenti, ormai che sono diventati anche all'interno dell'innovazione tradizione, del professor Barbieri e di altri studiosi, di altri professori che a vari titoli hanno incrociato il loro destino con l'archivio storico civico. Termino dicendo che l'anno scorso avevamo fatto proprio in occasione della settimana degli archivi, dei laboratori, sempre con il professor Barbieri e con altri colleghi che si sono laureati all'Università di Pavia. Avevamo fatto una cavalcata, eravamo partiti appunto dal Medioevo, eravamo arrivati anche qui alla propaganda politica tra le due guerre, nel periodo del fascismo, con diversi studiosi. Avevamo fatto dei laboratori in archivio quando si poteva ancora, e abbiamo iniziato anche qui questo percorso, questo progetto con il patrocinio di ANAI, di Amore, di Avventure, di Archivisti, che vorremmo replicare anche noi nella settimana, appunto, nella seconda settimana di giugno, con questa volta ancora magari con delle puntate tematiche della nostra rubrica Memoria d'Inchiostro. Ecco, credo di aver detto tutto quello che dovevo dire. Si può fare di più? Sì.
Si può fare meglio? Sì. Mi rendo conto che molte volte gli inventari che io pubblico su Archimista richiederebbero un'ulteriore cura, un'ulteriore come dire, controllo scientifico, però devo dire che l'utenza, come dire, anche un po' il fatto che un'utenza non specialistica riesca ad utilizzare gli strumenti che io metto a disposizione è un punto d'orgoglio e quindi insisterò su questa. E su questo davvero un applauso a tutti gli sforzi fatti da Mara, perché mi piace ricordare questo e nel frattempo ci hanno raggiunto anche Francesco Lattanzi e Cecilia Tamagnini. Buongiorno. Posso dire che io e Mara ci siamo formati nei tempi in cui l'Università di Pavia cercava di forgiare o inoculare non solo teoria, ma soprattutto un metodo di approccio al lavoro e un metodo per gli operatori dei beni culturali. E quindi all'interno dei corsi che abbiamo frequentato, l'informatica, l'archivistica, la diplomatica e aspetti anche normativi erano strettamente correlati. E mi piace ricordare che oltre ai docenti strutturati come il professor Barbieri, gran parte del nostro apprendimento è stato consentito da docenti a contratto. Quindi proprio una sorta di incubatore di impresa in cui abbiamo potuto, sin dai tempi dell'università, applicare con pratica e maestri che ci hanno indirizzato le nozioni apprese. Ci tengo molto a sottolineare questo perché persone come Paolo Pozzi, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente pochi anni fa, ma anche Maurizio Savoia, che poi è stato soprintendente archivistico della Lombardia, oppure Roberto Grassi o Luisa Finocchi, sono stati proprio i nostri maieuti insieme a docenti strutturati. E quindi mi piaceva ricordare questo e anche quando Mara giustamente ha detto che Archimista, che nasce come progetto open source tra DGA, Regione Lombardia e Regione Piemonte, ha avuto i suoi primissimi natali pavesi, è perché al tempo l'Università di Pavia si occupò dello sviluppo e si occupò insieme ad altri nostri colleghi. La prima società che si occupò dello sviluppo fu la cooperativa Codex Coop di Simone Merli e Cristiano Animosi, quindi furono loro i primi a produrre quelle righe di codice per tutta l'evoluzione che poi ha avuto Archimista nel corso del tempo e che ha coinvolto altri sviluppatori. Su questo mi piacerebbe ascoltare qualche breve commento da parte di Antonella, del professor Barbieri e anche di Cecilia Tamagnini, che è collega archivista, che ha un passato come libera professionista, ma che adesso è funzionaria all'archivio di Stato di Mantova, nonché docente di archivistica informatica presso l'Archivio di Stato di Mantova, e Francesco Lattanzi, che è un giovane collega che anche attraverso l'esperienza del Master FGCAD penso abbia avuto modo di conciliare teoria e pratica. Prego, Antonella. Allora, gli spunti che sono emersi da questo intervento di Mara sono tantissimi. E infatti io, diciamo, intanto che tu parlavi, per esempio, quando hai parlato della infermiera di cui avete ricostruito la storia, uno dei libri che noi dovevamo presentare, eventi, non so se si vede, eventi poi annullati a causa del Covid-19, è per una storia dell'assistenza infermieristica a Pavia, diciamo un libro molto interessante fatto da Lucia Pregliata, che comunque ce la farò a presentare o online o qui nel Salone Teresiano virtuale, oppure speriamo presto in biblioteca davvero. Per quanto riguarda, diciamo, la storia della Bonetta e dell'archivio storico, diciamo, noi abbiamo un donatore altrettanto importante, biblioteca, abbiamo Joseph Frank che diciamo, lasciò i suoi libri di medicina e lasciò un legato alla biblioteca per l'acquisto di libri di medicina
di tale importanza che i bibliotecari non riuscivano a trovare sul mercato sufficienti libri di medicina da acquistare, per cui si ampliò all'acquisto di materiale di tipo scientifico. Joseph Frank, noi abbiamo ancora nella cassaforte della biblioteca i cassettini per il legato Joseph Frank. Per quanto riguarda i progetti di digitalizzazione, noi ne abbiamo, diciamo, tutta una serie. L'ultimo che partirà adesso è quello sui grandi atlanti geografici custoditi proprio in Salone Teresiano. Abbiamo già fatto il fondo teologico, abbiamo fatto libri il fondo di diritto, insomma, anche noi procediamo su quella strada. E quindi mi iscriverò assolutamente alla newsletter dell'archivio del Comune di Pavia, e penso che sarà bello collaborare, perché noi abbiamo fatto qualche anno fa una mostra in cui siamo riusciti a mettere insieme tutte le istituzioni dell'Università di Pavia che mai avevano collaborato insieme, e cioè la biblioteca universitaria, che come sapete è lo Stato del Vaticano all'interno dell'Università di Pavia, perché noi siamo Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, quindi ci hanno detto che noi siamo il Vaticano. E poi appunto l'archivio storico dell'università, il museo per la storia dell'università, il centro manoscritti, ed è stata una mostra, si chiamava Pavia nelle carte di chi l'ha resa grande, è stata una mostra veramente molto bella, per cui penso che anche collaborare con l'archivio del comune e l'archivio storico, che sono i nostri fratelli del ministero, l'archivio di Stato, che sono i nostri fratelli del Ministero, potrebbe essere una bellissima cosa, appena il Salone Teresiano sarà di nuovo agibile per gli eventi culturali. Per quanto riguarda il professor Barbieri è diciamo un carissimo amico della biblioteca, non solo perché sua moglie è stata cooptata e ormai fa parte dei nostri volontari che ci aiuta con la catalogazione, ma perché noi abbiamo fatto con il professor Barbieri una mostra bellissima, ed è stata molto sperimentale, una mostra che attualmente è visibile sul sito web, sul sito della biblioteca, è una mostra virtuale, l'unica edizione completa di questa mostra è quella virtuale, e si chiama I Lombardi a Corleone. In realtà le mostre reali furono fatte a Pavia, a Milano, a Palermo e a Corleone, per cui abbiamo fatto un esperimento, invece di, diciamo, riordinare come si fa negli archivi sulla carta, abbiamo esposto diciamo virtualmente quello che era invece esposto fisicamente in quattro luoghi diversi. E ci siamo molto divertiti, vero professore? Sì, moltissimo, moltissimo, moltissimo. È una vicenda che mi segue da quando ero in servizio a Palermo, questa, sì, sì. Quando ho trovato, e poi successivamente, ma da questo punto di vista, quando insegnavo voi, forse vi ricordate che era con voi che eravamo andati anche al Mauriziano Torino, o forse c'era la Sora, ecco, forse qualche anno dopo, temo. Perché ho poi andavo spesso, oltre che a Milano, perché allora c'era Savoia funzionario lì, e portavo gli studenti a Parma anche, a volte anche a Reggio Emilia, proprio per dare un'idea delle diverse, diciamo, realtà. E potevano parlare gli studenti anche con il direttore degli archivi, con i funzionari, gli spiegavano come erano nati gli archivi e qual era la situazione, perché in fondo ho imparato che ogni archivio in realtà non è ci è giunto, come diceva quel tale, dei nostri antenati, così com'è. No, è stato rielaborato, ridistribuito, a volte depauperato, ecco, oppure spostato altrove, quindi imparare anche a rendersi conto quando uno entra che cosa c'è e cosa si può trovare altrove. E poi soprattutto, ecco, la mostra, questa è stata un po' mi ha seguito in pratica dal 1993 e ancora adesso mi segue, ogni tanto ritorna.
A proposito di persone che seguono, abbiamo ricevuto molti altri commenti che ora pubblicherei per fare da cerniera tra questa prima parte della mattina e i contributi successivi. Allora abbiamo Giovanna Vino, che ha già interagito con noi ieri, che ci ricorda che occorre lavorare sul concetto di archivio e biblioteca presso molti enti. Due storie diverse che ancora si stenta a comprendere. Spesso nella vulgata c'è molta difficoltà nel comprendere la differenza tra una biblioteca e un archivio. La biblioteca nasce rispetto a un'idea, l'archivio nasce naturalmente, e quindi questa è la prima differenza sostanziale che in questa sessione divulgativa ci piace ricordare. Poi penso faccia molto piacere a Mara Pozzi aver ricevuto i colleghi dal Comune di Parma. Cristina Nudi scrive ottime pratiche da cui prendere anche spunto. Mi saluti ancora dal professor Roberto Lambertini, coordinatore del corso di dottorato di Umanesimo e Tecnologie dell'Università di Macerata, e Francesco Serafini, compagno dei tempi dell'università, si unisce al ricordo per che è davvero una nostra importante guida e ottimo maestro. Poi ancora Alice Garusi, ringrazia per la mattina. Con questo lascio liberi e ringrazio ancora di cuore Antonella Campagna, Mara Pozzi e il professore. Posso dire una cosa? Non solo si confonde archivi e biblioteche, confondono anche come fonte archivi e biblioteche, vanno in archivio, prendono a casaccio il libro che capita senza sapere chi l'ha scritto, e può essere un lavoro serissimo e può essere una cosa oscena, e lo mettono in nota e naturalmente citano i documenti solo attraverso i libri altrui. E in archivio non li vedete mai. Ecco, che è una cosa, io lo dico sempre a lezione, prima di leggere un libro leggete le note. Se vedete che ci sono tutti lo stesso documento con tutte le note citate, ai ai ai, la segnatura deve esserci, perché effettivamente è una confusione anche dal punto di vista scientifico. C'è gente che lavora solo sulla bibliografia, come se fosse esaustiva, in realtà c'è un mare di documentazione assolutamente inedita, e continuano a lasciarla inedita. Per fortuna sono molti, ma non sono tutti, e tutti i visi che vedete rappresentati e che continuerete a scoprire nella seconda parte della mattina sono, non so se definirla minoranza, comunque testimonianze di persone che lavorano con un contatto diretto sulle fonti, tanto per le fonti cartacee quanto per le fonti digitali. Ancora un grazie di cuore al professor Barbieri, a Mara Pozzi, Antonella Campagna. Lascio la parola, seguendo l'ordine che ci eravamo prefissati, a Francesco Lattanzi, che prima del suo contributo insieme a Cecilia Tamagnini vorrei sollecitare per un piccolo commento rispetto a questo breve didattico. Vedevo che entrambi annuivate su affermazioni differenti in questa piccola tavola rotonda virtuale. Sì, in realtà mi aggancio, innanzitutto saluto tutti, e mi aggancio a quanto diceva la collega precedentemente, che soprattutto sul ruolo importante dell'archivista e lo sforzo intellettuale che deve fare per aprire gli archivi al pubblico più eterogeneo possibile, per non lasciarli come qualcosa solo per addetti ai lavori, e il mio intervento successivo farà anche riferimento a questo, in modo tale che sia importante appunto raggiungere un pubblico più ampio. Ad esempio mi è piaciuto che stiano all'archivio storico del comune di Pavia stiano organizzando anche dei laboratori didattici per avvicinare i ragazzi ai documenti, no? le fonti primarie. Io ho un'esperienza in passato di conduttore di laboratori didattici e vedevo che quando facevamo lezioni di storia sui documenti, poi i ragazzi comunque avevano una risposta molto, molto attiva. Quindi ecco, la riflessione era su questo, e poi l'approfondirò magari nell'intervento, sul ruolo e allo sforzo intellettuale che dobbiamo fare noi archivisti
per non fare solo il compitino, ecco. Nel frattempo ripesco Cecilia Tamagnini che annuiva nel momento in cui il professor Barbieri citava la menzione di fonti non primarie ma attraverso al prodotto edito. Mi annuivo anche in un altro momento, nel momento in cui si diceva che c'è questa strana confusione nell'individuare archivi e biblioteche, soprattutto a capire cosa è uno e cosa è l'altro. Io ho l'esperienza dell'archivio di Stato di Mantova, che ha l'ingresso accanto a una grandissima istituzione come la Biblioteca Teresiana, e non riesco a più contare quante persone sono entrate chiedendo scusate ma i libri dove sono. Ecco, ma entrare da una parte, entrare dall'altra, vedere il cartello archivio o il cartello biblioteca è uguale per tanti utenti. E annuivo anche appunto sul discorso del valore, della capacità di riconoscere il valore della nota bibliografica e delle fonti citate, da quando all'interno di un archivio di Stato frequentatissimo da studenti universitari ho a che fare con delle ingenuità che io personalmente, di fronte anche a persone che hanno un percorso di studi e di ricerca molto strutturato, è un'ingenuità che io non posso come dire più giustificare, ecco, e che riscontro in una maniera proprio, ed è molto 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 presente, ecco, una superficialità forte. Purtroppo manca anche una consapevolezza dietro. E a me posso aggiungere l'ultimissima cosa: quando Mara Pozzi parlava di quante iniziative ha messo in piedi per il comune, per l'archivio comunale di Pavia, mi viene in mente che sono la riflessione che un po' mi porto dietro da quando anch'io lavoravo in un archivio comunale, e cioè la necessità di trovare linguaggi adeguati per dare comunque contenuti scientificamente corretti, e credo che l'esempio di Mara Pozzi in questo senso sia bellissimo e virtuoso, ecco. Lavorare su registri differenti in base a pubblici differenti è un'ottima strategia, e soprattutto fa uscire anche la valorizzazione degli strumenti di corredo. Esatto. Perché saper raccontare buone descrizioni con linguaggi diversi non solo rende efficace il lavoro degli archivisti che si occupano con molta applicazione proprio della produzione di questi corredi, ma fa raggiungere l'obiettivo finale, cioè la consultazione di fonti che sono un bene culturale e quindi un bene di tutti. Su questo lascio lo schermo pieno a Francesco Lattanzi, che molto volentieri presento. Francesco Lattanzi è un collega che è classe 1988, quindi lui veramente un giovane archivista che si è laureato in scienze storiche all'Alma Mater di Bologna e ha, frequentando gli archivi, si è affascinato rispetto al ruolo di memoria del mondo, così come la definisce lui, e per questo si è avvicinato all'archivistica, alla ricerca di una risposta alla domanda su quali fonti studieranno gli storici di domani. Si è iscritto al Master FGCAD ed è stato uno degli ultimi laureati dell'era anti-Covid-19 nel febbraio 2020. A te la parola, Francesco, prego. Grazie Paola per l'introduzione. Allora, io vorrei condividere con voi alcune riflessioni che sono nate appunto dalla ricerca che ho fatto per la tesi del Master FGCAD, tesi dal titolo La memoria nella società della comunicazione, che nasce dopo e durante un'esperienza svolta presso l'AIAP, l'Associazione Italiana del Design della Comunicazione Visiva. Associazione Italiana del Design della Comunicazione Visiva, che si trova a Milano, è un'associazione, faccio una breve introduzione per contestualizzare, è un'associazione che raccoglie e riunisce studenti e professionisti del design della comunicazione visiva fin dal 1945, ad oggi ne raccoglie tra 800 appunto tra professionisti e studenti, e questa associazione dispone di un centro di documentazione del progetto grafico, di cui fa parte una galleria, una biblioteca e appunto un archivio storico che raccoglie il materiale depositato da professionisti o raccolto da IAP
durante l'organizzazione di mostre ed eventi. Nel maggio 2019 è stato predisposto un progetto per la valorizzazione dell'archivio storico con la produzione di strumenti di corredo, progetto che vede la responsabilità di Francesco Guida e di Paola Ciandrini e di cui ho fatto parte appunto nell'esperienza del master. Innanzitutto però introduciamo quale tipo di materiale troviamo all'interno del centro di documentazione del progetto grafico di IAP, perché è un materiale, cioè l'archivio riguarda comunque e rientra in un'ampia categoria degli archivi privati di persona, però testimonia di documenti particolari, perché comunque rappresentano la coscienza del sé creativo di designer, grafici, appunto pubblicitari. E quindi ho trovato anche delle peculiarità, però anche delle tipicità in comune con quanto descritto in un articolo del 2012 di Erinde Terenzoni, in cui lei parlava in realtà degli archivi degli architetti e trovava delle caratteristiche per questi archivi degli architetti che io ho ritrovato in comune con appunto questi archivi del progetto grafico, ovvero che sono molto eterogenei, presentano disegni di progetto, schizzi, bozzetti, mock-up, layout, modellini. E questo implica che per trattare questo tipo di documentazione ci sia bisogno di professionalità molto diverse da loro, però anche complementari. E questo quindi mi ha portato innanzitutto ad avere un rapporto continuo e costante con il bibliotecario IAP, Lorenzo Grazzani, che ringrazio. Io in questo progetto mi sono occupato in particolare del fondo Antonio Tubaro. Lui è stato un grafico non di primissimo piano, però importante comunque nella storia di Milano in particolare. È stato prima partigiano, poi grafico, insegnante, ha insegnato all'Umanitaria, allo IED, e la sua vita si è intrecciata con i più importanti grafici e professionisti della comunicazione visiva del secondo Novecento, quale Max Huber e Albert Steiner. E quindi il suo archivio, il suo fondo rappresenta e raccoglie materiale che rappresenta uno spaccato storico-sociale molto importante dell'Italia del dopoguerra e del successivo boom economico. Tra l'altro una parte di questi materiali, modellini, mock-up, espositori, li troviamo anche esposti nel progetto Pink presentato ieri da Paola. E all'interno di questo progetto quindi troverete del materiale disegnato da Antonio Tubaro. E quindi questi materiali hanno una tipicità particolare, e per fare un'accurata descrizione archivistica che ho svolto e che ho eseguito con la piattaforma già citata Archimista Open Source, che porterà poi alla stesura di un inventario online nella piattaforma Lombardia Archivi, ho avuto bisogno di costruire un ponte fra discipline. Quindi ci riagganciamo anche al discorso che si faceva prima, l'importanza di non essere chiusi nella disciplina archivistica, ma costruire appunto un ponte che ci consenta di creare un vocabolario in comune affinché l'inventario che poi si va a produrre sia consultabile e meno alieno innanzitutto per gli studenti del progetto grafico e per i professionisti, perché comunque userebbe un lessico e una grammatica a loro familiare, però poi anche uno sforzo intellettuale da parte dell'archivista e di chi descrive e di chi svolge la descrizione archivistica, per costruire strati di senso affinché questo archivio non rimanga solo per gli addetti ai lavori, quindi o che siano archivisti o che siano addetti e studiosi del progetto grafico, ma che raggiunga un pubblico più ampio possibile. Come dicevo, il fondo Antonio Tubaro, sia la sua vita sia la sua professione, ha attraversato 50 anni di storia italiana. Lui si è occupato anche di manifesti politici, oltre che di pubblicità di elettrodomestici o di cucina e quant'altro, quindi rappresenta proprio la storia sociale, politica dell'Italia dell'epoca, e una descrizione accurata consente di far emergere questo e quindi allargare il pubblico di riferimento. Quindi la mia prima riflessione è stata su questo, sull'importanza di avere un vocabolario in comune, di rapportarsi con le altre discipline, e pronti anche ad ampliare questo. Secondo,
Oltre quindi a questa riflessione, però se ne è formata anche un'altra. La seconda riflessione è stata invece su interagendo con gli altri, con le persone che frequentavano l'associazione. Oggi ho chiesto, ma oggi come producete il materiale, i vostri progetti? E ovviamente la risposta è stata, sono tutti nativi digitali. Essendo tutti nativi digitali, si nascono dei nuovi problemi. Problematiche, tra l'altro, che l'archivistica già affronta da decenni. In questo caso, però, sono poi archivi privati di persona. E quindi mi sono chiesto quale ruolo può avere un archivista in questo caso. L'archivista deve avere un ruolo proattivo. Deve agire in precedenza nella formazione del record, deve influenzare quindi il destino del record prima ancora che venga, del record informatico che venga creato, e questo è fattibile se c'è comunque una collaborazione tra soggetto produttore e archivista. Perché mi sono chiesto questo? Perché all'interno di AIAP ho pensato AIAP come associazione di professionisti può svolgere un ruolo cruciale di collegamento tra archivisti e soggetti produttori affinché tutta questa mole di materiali che vengono creati oggi siano consultabili da qui a 50 anni appunto per gli storici di domani. E questo quindi, e tra l'altro ho pensato che i punti di partenza già ci sono perché ad esempio il progetto Interpares 2 tra il 2002 e il 2007, scusate, aveva già sviluppato delle linee guida per gli individui che producono del materiale digitale durante la loro professione e durante la loro attività personale. Quindi il ruolo fondamentale che possono svolgere queste associazioni di professionisti credo sia quello che in ottica presente più che futura debbano iniziare un ragionamento sul loro ruolo, sulle opportunità di investimenti, sia per garantire assistenza ai propri associati, come ha detto, condividendo con loro delle linee guida per la produzione e conservazione del materiale digitale, sia tra l'altro interrogarsi come conservare e rendere fruibile il materiale prodotto in digitale. E qui mi taccio e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie a te Francesco, e faccio da cerniera tra il tuo contributo e quello di Cecilia Tamagnini. Cecilia Tamagnini, come ho già detto, è collega archivista, ottenente funzionaria all'Archivio di Stato di Mantova, nonché docente della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Mantova, e ha proprio una grande esperienza anche in termini di conservazione del digitale, perché ha speso molti anni dalla sua esperienza lavorativa all'interno del PARER, occupandosi proprio di questi aspetti. Su questo lascio a lei il completo schermo e la parola per il suo intervento. E ancora grazie a Francesco Lattanzi. Cecilia, il microfono. Cecilia, grazie. Grazie mille. Eccomi. Ora ti sentiamo. Sì, grazie, scusate. Buongiorno a tutti, grazie nuovamente a Paola per la bella occasione e per il coinvolgimento in questa Canvas Home Edition. La ricerca che vi vorrei raccontare oggi in questo mio breve intervento nasce come prova finale del Master di secondo livello FGCAD dell'Università di Macerata. E a conclusione dell'undicesimo ciclo che ho frequentato nell'anno accademico 2017 e 2018. Questa ricerca si è configurata fin da subito come ideale continuazione della ricerca legata alla mia tesi di specializzazione discussa nel gennaio 2015 presso appunto la scuola per archivisti di specializzazione in beni archivistici e librari della Sapienza. Quel primo progetto, quello della Sapienza, aveva come scopo iniziale quello di individuare le attenzioni comuni che le istituzioni culturali, scientifiche e governative e gli esempi presi erano molto differenti fra loro dal punto di vista geografico, dal punto di vista istituzionale, di mandato e anche di esperienza protratta nel tempo, dicevo quale attenzione queste istituzioni ponevano all'interno delle loro policy conservative al tema dei formati, nel tentativo di trovare le soluzioni tecniche condivise. La conclusione di quel primo elaborato fu invece la consapevolezza che la varietà delle soluzioni e di regole era ingovernabile
e di fatto che il mondo del digitale, per quanto bisognoso di regole, non vedeva il tema dei formati come urgente, né come, diciamo così, derimente in senso conservativo. Partendo da quella prima esperienza e riprendendola, è stato anche necessario cercare di capire quali criticità, se presenti, erano sottese in quel primo lavoro. E io ne ho, diciamo così, ne ho elaborate quattro. In quella prima ricerca non avevo definito i tempi, cioè in quale momento si parlava di formati all'interno delle policy. Le policy erano da applicare alla creazione del documento con una prospettiva conservativa, o erano policy per fissare regole, quindi regole anche di formato del documento inviato di conservazione. E poi i contesti che avevo scelto, le esperienze che avevo scelto, non erano omogenee, cioè una policy elaborata all'interno di un'istituzione che ha come mandato, ad esempio, la conservazione del digitale, non ha lo stesso valore, lo stesso peso, la stessa la possibilità di essere accostata ad una policy che, ad esempio, viene elaborata all'interno di istituzioni, da istituzioni governative, e da diffondere all'interno di un'area geografica e di un paese. Avevo messo poi sullo stesso piatto tradizioni archivistiche troppo diverse, per citare i due antipodi, la tradizione australiana recente, diciamo così, attenta al record continuum, contro, o meglio, sullo stesso piano della tradizione archivistica italiana ed europea, legato quindi ad una tradizione totalmente diversa. In più, e questa è una mia piccola autocritica, ritengo che fosse ancora troppo acerba per proporre una riflessione matura su questo tema. Ritengo che in quella fase la mia formazione, in quegli anni, la mia formazione, la mia esperienza anche lavorativa, non mi avessero ancora dato le basi sufficienti per poter vedere proprio le criticità che dicevo prima. Quindi ho pensato, per rendere più efficace, meno critica quella prima ricerca, era necessario probabilmente fare un passo indietro e provare a cambiare la prospettiva. E la coesione mi era stata data dalla prova finale del master, dicevo, cambiare la prospettiva da analizzare. Quindi la domanda giusta da porsi non era più cosa dice la policy, ma quali sono gli elementi imprescindibili che devono esserci all'interno di una policy e che riguardano i formati. Non era quindi necessario analizzare il contenuto tecnico o i suoi suggerimenti tecnici, ma gli ambiti nei quali le scelte erano state compiute. Il lavoro... il secondo lavoro è stato condotto su due fasi. La prima fase ha visto in prima battuta la revisione degli elenchi delle istituzioni produttrici di documenti e policy, quindi diciamo così una rivalutazione delle materie prime dal quale si era partita la riflessione. Quindi una verifica di esperienze e policy sulla base di quattro domande. Le policy elencate nel 2015 sono ancora valide, cioè vigenti? Se sì, hanno subito cambiamenti? Se questi cambiamenti ci sono stati, quali e quanti hanno riguardato gli aspetti legati alle policy e in che modo? E in generale, nei documenti, quale importanza è stata data ai formati all'interno del tema della conservazione, con quali attenzioni, oserei dire anche con quali accenti? La seconda fase invece è stata proprio un'elaborazione di una traccia schematica di quanto una policy per i formati per la conservazione dovrebbe contenere in termini di attenzione, prescrizione, consigli e imposizioni, e in un certo senso fornire un'ossatura minima per un documento valido e soprattutto applicabile in un contesto, nei diversi contesti. Ho proprio creato l'indice di questo documento. Queste sono state le 20 policy che ho preso, modificando anche, l'elenco è stato anche modificato, e che mi ha dato anche la possibilità di fare alcune riflessioni, sia sulla conservazione, sulle policy, primo gruppo di considerazioni, e secondo gruppo di considerazioni anche sui formati. La conservazione non si riduce, a mio parere, ad un lungo elenco di operazioni meccaniche e tecniche, ma devono esserci dei presupposti teorici e legati alla disciplina archivistica. Quindi oggi l'archivistica digitale per lo più è fatta di elementi all'apparenza dissonanti, ma che per fortuna non si contrappongono sterilmente, e mi riferisco al fatto che ci sia spesso la contrapposizione, ad esempio, tra informatici e archivisti,
tra analogico e digitale, tra standard e prassi. In realtà sono coppie che dovrebbero creare delle azioni sinergiche, dovrebbero trovare dei momenti di collaborazione, soprattutto tra le diverse professionalità, per creare insieme delle regole condivise che verosimilmente possano confluire in documenti, appunto, policy. Documenti dovranno avere caratteristiche di realtà, cioè dovranno essere calabili in contesti, sulla base di esperienze concrete, dovranno quindi essere utilizzabili, fruibili, ma comunque ancorati con delle radici ben salde in standard, norme e linee guida più ampie. In questo senso potranno anche essere momento di verifica delle scelte compiute, quindi un'occasione per la definizione, ad esempio, dei ruoli, dei contesti, degli abiti di azione, nella quale può trovare spazio la descrizione delle infrastrutture tecnologiche utilizzate e l'elencazione di aspetti tecnologici, ma anche documentari, anche con un, diciamo così, con un criterio di trasparenza. E non meno importante, le policy potranno essere anche punto di partenza per creare con circoli virtuosi anche nuovi documenti, cioè le policy possono a loro volta dare linfa vitale per nuovi documenti. Per quanto riguarda i formati, invece, i presupposti è che sarà necessario esplicitare le loro caratteristiche, dare conto che si tratta di elementi complessi, oggetti complessi da gestire come tali, che sono riuniti in famiglie più o meno numerose, composte da versioni dello stesso formato, e che le scelte fatte per la conservazione dei diversi oggetti digitali sono derimenti anche in termini conservativi. Per le diverse comunità che creano stessi oggetti digitali, la scelta sarà appunto indirizzata anche da chi è che sceglie il formato da utilizzare, pensando comunque che l'utente medio spesso non presta attenzione al tipo di formato. Le stesse operazioni di conservazione, a seconda del documento conservato, genereranno poi alterazioni più o meno evidenti e accettabili della comunità di riferimento. Da tenere presente poi che l'esperienza relativa ai formati di conservazione, e questa è forse una critica anche al mondo della critica digitale, è forse ancora troppo breve e ancora non sufficientemente solida, come non ancora del tutto adeguati sono i sistemi e le infrastrutture e i costi sono ancora elevatissimi. La conclusione che io traevo all'interno del mio lavoro a termine del master è che la scelta del formato doveva essere fatta consapevolmente, ma che implicava strategie di lunga durata, coordinate fra loro e quanto possibile, più possibile partecipate e in tensione tra istanze informatiche e archivistiche. Quindi il risultato della policy era una struttura, scusate, il risultato del mio lavoro a termine del master era quello di dare una struttura sulla quale, un'ossatura sulla quale scrivere una policy, nella quale sarebbe stato necessario definire la genericità o la specificità del documento, a seconda del contesto per il quale il documento viene creato, sarebbe stato necessario definire la comunità di riferimento destinataria del documento sempre, che può determinare attenzioni particolari, ad esempio verso specifici formati. È necessario definire i metodi per la conservazione legata ai formati e poi definire in maniera un po' più precisa i criteri di selezione dei formati che potranno essere preferibili o accettabili o non accettati, ovviamente con un'attenzione particolare verso i formati preferibili e con una seconda attenzione verso i criteri che escludono determinati formati rispetto alla conservazione, il magic number, la versione che sappiamo essere fortemente pesante in termini di lettura e conservazione del documento. Un aspetto importantissimo sarebbe poi da riservare alla metadatazione, penso ad esempio all'esperienza dei metadati di Premis e quindi dare la possibilità al formato di autodocumentarsi e di mantenere a memoria di questa autodocumentazione. Infine sarebbe necessario prevedere un glossario e una bibliografia più o meno specifici. Nel primo caso lo scopo sarebbe quello di fissare un linguaggio condiviso tra i vari attori, mentre nel secondo caso, cioè nella bibliografia, dare anche la possibilità di consultare altri documenti analoghi in chiave di best practice con i quali poter confrontarsi anche con esperienze diverse. E con questo chiudo con appunto la copertina della mia prova finale del Master FGCAT.
Grazie Cecilia. Ecco, un'ulteriore cerniera tra un umanista che si occupa di digitale e chi invece nasce in ambito digital, Federico Iannella, che ha una formazione ingegneristica. Saluto Cecilia e invito Cecilia, se ha modo e desiderio, a rimanere con noi anche per il dibattito finale, compatibilmente ai tuoi tempi. Allora, buongiorno Federico Iannella. Federico Iannella è già stato evocato ieri durante l'intervento di Claudio Rorato. Il collega Federico fa parte degli osservatori di innovazione digitale ed era proprio in uno degli ultimi tavoli ante Covid-19 lo scorso 20 di febbraio. Federico Iannella ci presenta un contributo intitolato Intelligenza artificiale e tecnologie di collaboration nella gestione della conoscenza, i casi di aziende e studi professionali. Mentre invito Federico a predisporre la sua presentazione PowerPoint, qualche informazione sul suo percorso studi, perché dopo una laurea in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano si è specializzato in Digital Business and Marketing Innovation. È ricercatore senior presso gli osservatori del Politecnico di Milano legati alla School of Management e fa parte del team dell'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale dal 2016 e anche dell'Osservatorio Digital B2B dal 2019. È stato finalista al Key Case, The Case Business Competition a Lussemburgo, promosso sui temi della gestione strategica del rischio e della crisi di impresa. A te pieno schermo e inizio la condivisione delle tue slide. Prego. Ok. Federico. Ok, grazie mille Paola, tra l'altro ne approfitto per salutarvi tutti e ringraziarvi per questa bella iniziativa e per questo graditissimo invito. Una brevissima introduzione su chi sono gli osservatori Digital Innovation e perché oggi vorrei parlarvi un po' anche di innovazione digitale. Noi osservatori siamo il braccio di ricerca della School of Management del Politecnico di Milano e, come dice il nostro nome, la nostra mission è andare a investigare quali sono le trasformazioni digitali che stanno impattando adesso sia sulle aziende, sia su, ad esempio, settori verticali, ma anche a livello di sistema paese. Quindi che contributo può dare l'innovazione digitale, gli strumenti digitali, anche quelli molto innovativi come quello che vi presenterò oggi, per appunto un upgrade di tutto il sistema paese. Diciamo che La mia ricerca di quest'anno in entrambi gli osservatori si è focalizzata sullo studio della conoscenza, quindi il knowledge management. Partiamo con una breve discriminazione. Qual è la differenza tra dati e informazioni? Perché spesso ci troviamo, sentiamo dire che i dati sono il vero patrimonio di un'azienda o di una società. Attenzione, sono un patrimonio grezzo, perché i dati devono essere organizzati per un particolare scopo, quindi con un particolare fine, per diventare informazioni. Non ci dobbiamo fermare qui, perché dalle informazioni bisogna poi trasformarle in conoscenza. Qual è la differenza tra avere un'informazione e avere conoscenza di un'informazione? È la possibilità di generalizzarla e quindi di riapplicarla a diversi casi. Infatti, la feature fondamentale della conoscenza è poterla utilizzare per uno scopo, che è lo stesso scopo per cui sono stati poi catalogati, immagazzinati i dati. Attenzione che, andando a studiare un attimo la letteratura, la conoscenza viene vista sia come oggetto sia come processo, un po' come il fotone in fisica. In questo senso il knowledge management, quindi lo studio della conoscenza, la gestione della conoscenza, se vediamo la conoscenza come oggetto, è la gestione di stock singoli, di bit singoli di conoscenza, ma per vederlo in un senso più ampio, sicuramente più completo, il knowledge management è la gestione di tutto il processo della conoscenza, quindi non solo la fase di creazione, di accumulo, ma anche la condivisione e l'applicazione. Riprendo quanto già ieri aveva mostrato il direttore del mio osservatorio, Claudio Rorato, nel senso che sappiamo che il knowledge management, come vi dicevo, si applica su un percorso completo, un percorso che tra l'altro è circolare. Circolare perché, come potete vedere, dopo la fase di
acquisizione e creazione della conoscenza e quindi viene condivisa internamente, ad esempio, all'azienda, viene immagazzinata con specifiche policy, specifiche regole, dopodiché però la conoscenza diventa veramente di valore quando ci si può accedere e una volta raggiunta questa conoscenza immagazzinata si può applicare. Applicare inteso internamente, quindi ritorna la conoscenza all'interno della mia firma, della mia azienda, oppure trasferimento alla conoscenza esterna, e vedete che anche qui il circolo ricomincia, perché dal trasferimento, dal modo in cui trasferisco la conoscenza esternamente, poi genero nuova conoscenza e quindi riparte tutto il percorso di acquisizione, creazione e condivisione. Oggi mi volevo concentrare in particolare su questi quattro step che vedete: condivisione, immagazzinamento, accesso e applicazione. Perché su questi? Perché la conoscenza tipicamente si divide, diciamo, dalla letteratura, si divide essenzialmente in due tipologie, tacita e esplicita. Partiamo magari dall'esplicita, che è la più comune, la più anche facile da percepire, da spiegare, nel senso che la conoscenza esplicita è quella che può essere codificata, documentata, regolarizzata ed è quindi facilmente fruibile, perché essendo codificata, è codificata proprio per dare la possibilità di trasmetterla con un linguaggio che è tipicamente ben, come dire, strutturato, formale e a livello anche sistemico. Più difficile, differente, è la conoscenza tacita, perché se pensiamo tutti gli ambienti dove si immagazzina, si genera conoscenza, c'è anche la conoscenza che deriva, diciamo, implicitamente dalle esperienze, dal vissuto, dalla formazione degli individui che la possiedono. E questo la rende poco codificata, poco documentata e di conseguenza difficilmente trasmissibile, perché è una cosa molto personale o che dipende, ad esempio, dal contesto. E come abbiamo visto prima, la conoscenza deve essere generalizzabile. Per cui c'è bisogno di un lavoro importante di formalizzazione e di, come dire, sistematizzazione della conoscenza appunto tacita per poi renderla comunicabile. Questo perché spesso la conoscenza tacita è di grandissimo valore, sia per un'azienda, sia anche, ad esempio, per l'individuo stesso che la possiede e che preferisce metterla a terra. Attenzione, vediamo alcune differenze ancora tra la conoscenza tacita e quella esplicita. Mi concentrerei, ad esempio, sulla conoscenza tacita, poiché vedete che il contenuto, come dicevamo, è non codificato, ha una difficile articolazione e la localizzazione proprio è difficile perché la localizzazione è all'interno delle persone, è di difficile comunicabilità, come abbiamo visto, ancora più difficile immagazzinamento perché c'è bisogno di specifiche policy, appunto, di dare una struttura a questa conoscenza, e i media, quindi il modo di condividere all'esterno, tipicamente sono il dialogo e lo storytelling. La mia formazione spiccatamente digital e quindi tecnologica ci ha portato a chiederci quali strumenti digitali innovativi possono essere un aiuto, perché sulla conoscenza tacita, che è per definizione non strutturata, dobbiamo avere degli strumenti digitali e tecnologici che per loro stessa natura tipicamente lavorano invece molto meglio, in modo molto più efficace ed efficiente, con conoscenze strutturate. Vi presento quindi questo strumento, ho una possibilità di utilizzo di uno strumento di cui sicuramente si parla molto, ma su cui c'è anche molta confusione, che è l'artificial intelligence, che è la tecnologia di frontiera che per eccellenza si può approcciare a tutto ciò che non è codificato, non è ben codificato e che è un po' più, diciamo, tacito, appunto. Parto dalla definizione dell'osservatorio Artificial Intelligence, che è uno degli osservatori, appunto, Digital Innovation, di cui anch'io faccio parte, che tra l'altro ringrazio perché ci ha aiutato molto durante questa ricerca di quest'anno, e possiamo vedere come l'hanno definita. L'Artificial Intelligence è il ramo della computer science che studia lo sviluppo di sistemi hardware e software dotati di capacità tipiche dell'essere umano e quindi in grado di perseguire autonomamente una finalità definita prendendo decisioni che fino a quel momento sono solitamente affidate agli esseri umani. Capacità tipiche dell'essere umano è la chiave. Perché? Perché, come abbiamo visto, la conoscenza tacita è tipicamente qualcosa dell'individuo e quindi tipica dell'essere umano.
dobbiamo avere uno strumento tecnologico che sia in grado di fare dei processi, dei passaggi che qui vedete condivisi, tipici dell'essere umano, quindi in grado di ricevere in input cose estremamente destrutturate, ad esempio il linguaggio naturale o delle immagini, di processarle e di lavorare anche lui a livello circolare, quindi per apprendere ciò che è stato processato e riprocessarlo, e di fornire un output che per noi sia di valore, che sia la, come dire, la gestione, appunto, dare la possibilità in output di una conoscenza che è generalizzabile perché strutturata. Ci sono diverse classi di soluzione di intelligenza artificiale, alcune molto basate sulla parte hardware, alcune più focalizzate sulla parte software. Per la chiacchierata di oggi mi concentrerei velocemente su queste quattro soluzioni che vanno appunto ad impattare, come vi raccontavo, sulle fasi di condivisione, immagazzinamento, accesso, applicazione della conoscenza. Partiamo dall'intelligence data processing, che sono le soluzioni che meglio si approcciano all'accesso alla conoscenza, perché lavorano benissimo su dati sia strutturati ma soprattutto non strutturati, e il loro fine è proprio quello di estrarre informazione presente dal dato non strutturato. Per cui diciamo che è un primo impatto, una prima analisi che funziona molto bene con i dati della conoscenza tacita. Per quanto riguarda invece il language processing, anche qui una soluzione di elaborazione, che significa che l'intelligenza artificiale è in grado a comprendere il contenuto di un testo scritto, quindi capire cosa c'è scritto, capirne il contenuto e rielaborarlo in modo autonomo. Quindi potete capire assolutamente il vantaggio di questa cosa, perché la velocità di elaborazione rimane quella tipica della tecnologia, quindi estremamente veloce. Da qui passiamo poi, quindi se queste prime due tecnologie di intelligenza artificiale erano più per la fase di accesso e immagazzinamento, qui passiamo invece alla fase di utilizzo, quindi accesso alla conoscenza e utilizzo, applicazione della conoscenza che emerge. Abbiamo ad esempio i chatbot, i virtual assistant, che conoscerete bene anche voi, nel senso che sono appunto, è l'intelligenza artificiale che riesce a sfruttare la conoscenza che è stata in grado di rendere strutturata, quindi passare da conoscenza tacita a conoscenza strutturata, e quindi riesce a rielaborare, proprio come farebbe un essere umano, la conoscenza in un linguaggio naturale scritto o parlato. Ultima tipologia di intelligenza artificiale è la recommendation, che quindi siamo alla fase proprio di applicazione finale, dove la tecnologia, l'intelligenza artificiale, non soltanto si è occupata di rielaborare tutta la conoscenza, ma riesce anche a fornire delle raccomandazioni perfette per il decision maker, che rimane ovviamente la persona, l'individuo, ma riesce ad avere un aiuto da parte dell'intelligenza e quindi della tecnologia. Spero di essere stato chiaro, per qualsiasi cosa sono a disposizione. Chiarissimo, grazie Federico e grazie anche a tutti gli osservatori di innovazione digitale. Puoi uscire dalla tua presentazione, così riesci a rivederti nella cabina di regia, e introduco la collega successiva, Ilaria Cesaroni. Anche per te Federico l'invito, se hai modo e tempo, è di rimanere per la fase finale dei saluti e del piccolo dibattito finale. Grazie ancora per il tuo contributo. Grazie. Allora, con molto piacere introduco la collega Ilaria, che è dottoranda di Macerata per il corso di dottorato in umanesimo e tecnologie. Ilaria si è laureata in filologia moderna sempre a Macerata ed è cultrice della materia in letteratura italiana, oltre che membro della cattedra Leopardi dell'Università degli Studi di Macerata, che coinvolge anche il collega Gioele Marozzi che abbiamo ascoltato ieri. A te tutto lo schermo, Ilaria, prego per il tuo contributo. Sì, grazie mille Paola per l'introduzione, buongiorno a tutti. Io sono al primo anno del mio percorso di dottorato in umanesimo e tecnologie e mi sto occupando della costituzione dell'epistolario digitale di Monaldo Leopardi. Come premessa vorrei dire che la digitalizzazione degli epistolari è un ambito di ricerca di interesse contemporaneo. E infatti ne ha a disposizione della comunità di ricercatori più di una tipologia,
ad esempio presso il centro romantico del gabinetto VS si sta procedendo all'indicizzazione sia tematica che nominativa del copialettere e del fondo VS della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Sconfinando appunto dai confini nazionali si ritrovano ad esempio i progetti dell'Università di Stanford, che ha lavorato ad una mappatura dei corrispondenti di Galileo Galilei, apportando ed arricchendo il database con delle informazioni appunto sui corrispondenti. L'Università di Oxford ha lavorato ad una digitalizzazione dell'epistolario di Newton, in questo progetto molto interessante chiamato appunto The Newton Project. C'è in ballo anche un progetto molto interessante che vi segnalo, che si chiama Visual Correspondence Analyzing Letters Through Data Visualization, che applica metodologie di data visualization su epistolari già pubblicati. Segnalo anche il progetto di Alexander Guilbeault, che ha lavorato ad una digitalizzazione delle corrispondenze di D'Alembert, migliorando di gran lunga l'apparato critico e anche qui fornendo una chiave di lettura molto più efficiente al materiale documentario. E ho scelto anch'io, quindi, in mancanza di un'edizione tradizionale in volume di un epistolario di Monaldo Leopardi, di affrontare, appunto, intraprendere la strada dell'epistolario digitale. Ed ora ne andrò ad illustrare brevemente i motivi. Tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, le Marche furono teatro di profonde trasformazioni, in quanto il potere, passando dai piccoli centri alle capitali, portò alla scomparsa delle università e alla dispersione di gran parte del patrimonio archivistico e bibliografico, soprattutto se derivante da enti ecclesiastici soppressi. Al contempo, però, i riflessi dell'illuminismo nelle Marche sono evidenti nei contatti dell'elite con la realtà europea. Ad un isolamento culturale con cui la regione viene vista dall'esterno, in realtà si unisce un notevole fermento intellettuale e culturale, che però appunto non viene percepito. E Monaldo Leopardi rappresenta un po' una figura di collegamento tra questi due poli contrapposti della Marca. Infatti i suoi contatti epistolari si ritrovano di gran lunga al di fuori della regione, si ritrovano a Napoli, a Roma, a Firenze, a Milano, ma anche in Francia e nel Ticino, ad esempio. E si pensi poi anche che il suo periodico di stampo misoneista, La Voce della Ragione, contava circa 2000 abbonati, che era un numero altissimo per il tempo, se si considera che ad esempio l'antologia del VS ne contava 800 e l'indicatore lombardo circa 500. Bisogna poi tenere anche in considerazione la levatura intellettuale dei corrispondenti di Monaldo Leopardi, molti dei quali furono poi importantissimi per il primogenito Giacomo, basti pensare all'editore Stella di Milano. E appunto la levatura intellettuale di questi suoi corrispondenti mette sicuramente in luce la sua acribia di studioso. Per cui uno studio approfondito di questo materiale epistolare così vasto e polimorfo porterebbe sicuramente ad approfondire e a cogliere più nello specifico le reti di intellettuali della prima metà dell'Ottocento o argomenti quali per esempio la circolazione dei beni librari o addirittura le modalità di costituzione della biblioteca di Monaldo, una biblioteca che ad oggi è molto ben conservata, come si sa. Molti carteggi del Conte Leopardi sono già stati pubblicati in studi a lui dedicati. Tuttavia, ad oggi il materiale inedito è ancora preponderante e la natura stessa dell'invio postale ovviamente ha portato ad una dispersione importante dei documenti, dispersione poi sicuramente amplificata dal circuito del collezionismo privato. E infatti la presenza delle lettere di Monaldo è stata riscontrata in tantissimi archivi d'Italia, a Roma ad esempio, a Pavia, a Venezia, a Firenze, a Milano, a Pesaro, ad Ancona, e sicuramente la ricerca non è completa e andrà approfondita anche sotto questo punto di vista.
Franco Foschi ha riportato che qualcuno ha stimato la presenza addirittura di circa 20.000 lettere. Si capisce dunque che un'edizione tradizionale in volume non sarebbe adeguatamente agile o utile per effettuare poi ricerche all'interno di questo materiale epistolare così vasto. Ed è per questo quindi che si è scelto, diciamo, il mezzo digitale per la realizzazione di questo epistolario. La digitalizzazione delle lettere avviene in formato XML secondo la codifica TEI. Si stanno quindi conducendo due livelli di codifica, un primo livello che sia in grado di fornire accesso ai testi delle lettere e ai metadati collegati, quindi al soggettario, alla data di spedizione, ai corrispondenti, al luogo di conservazione, eccetera. E un livello di codifica invece più approfondito che renda appunto degli argomenti più importanti del dibattito culturale del tempo, quindi avvenuto su una selezione di testi. Sarà poi importante progettare per la consultazione un'interfaccia che permetta appunto di percepire e individuare facilmente questi argomenti del dibattito culturale, e anche un indice tematico che permetta di accedere ai testi delle lettere, dando quindi la possibilità di effettuare ricerche più versatili e sotto diversi punti di vista, insomma, in base ai propri interessi. Sarebbe poi anche molto interessante poter applicare anche a questo progetto una metodologia di data visualization, ad esempio per creare una mappatura dei corrispondenti del Conte Leopardi e dare conto anche solo visivamente della rete culturale che attorno a lui si era creata. Io sono all'inizio, insomma, del mio percorso, quindi ci si propone ovviamente di lavorare al meglio e offrire una chiave di lettura più efficiente ad un materiale tanto vasto e polimorfo quanto al contempo ancora ignoto, una rivalutazione in chiave culturale della figura di Monaldo Leopardi e soprattutto la costruzione di un modello estensibile di analisi digitale degli epistolari che sia in grado di analizzare più da vicino i nodi e gli sviluppi del dibattito culturale. E detto questo, io chiudo e ringrazio e ringrazio per il dibattito finale ed eventuali commenti. Grazie Ilaria. Ecco la successiva collega Laura Picchio. Intanto mi piace anche questa alternanza rispetto a tutti i visi che animano gli studi dell'Università di Macerata e di tutte le altre istituzioni che sono coinvolte da Canvas. Allora, una breve presentazione anche per Laura Picchio. Laura ha conseguito la laurea magistrale in lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale. Intanto invito Laura a predisporre la sua presentazione e si è laureata a Macerata nel 2016. Nello stesso Ateneo è stata docente a contratto ed è tuttora cultrice della materia per gli insegnamenti di lingua traduzione e di interpretazione lingua inglese. Il suo progetto di ricerca, di cui e tutor la professoressa Raffaella Merlini, verte sulla creazione di un corpus multimediale di interpretazioni dialogiche italiane e inglesi in contesti di festival cinematografici e mass mediatici. Con questo lascio l'intero schermo e anche la condivisione delle slide per il contributo intitolato Il progetto del Giffoni Film Festival, interpreti in corpus ai tempi di Covid-19. Prego Laura. Grazie Paola e innanzitutto ringrazio, insomma, tutti gli organizzatori di Canvas per averci dato la possibilità di essere con voi oggi e di introdurre le nostre tematiche ricerche, i nostri progetti. Il titolo, appunto, come detto, è Il progetto del Giffoni Film Festival Interpreting Corpus ai tempi del Covid-19.
Cercherò in breve di illustrare le principali caratteristiche del mio progetto di ricerca e di parlare con voi di quelle che sono le ripercussioni della pandemia di coronavirus che ha colpito il mondo intero. Come risulta chiaro dal titolo, io non mi occupo di archivistica e di archivi in senso stretto, tuttavia penso che possiamo ritenerci uniti da almeno due parole chiave: le tecnologie da una parte, Digital Humanities dall'altra. Nel mio caso, chiaramente esse si declinano nella loro componente linguistica, interlinguistica e di interpretazione, dato che mi occupo del lavoro degli interpreti. Per la precisione, quindi, nel mio caso possiamo parlare della linguistica computazionale e della sua applicazione all'interpretazione, dando vita alla branca che appunto viene chiamata Corpus-Based Interpreting Studies. Inoltre credo che possiamo ritenerci anche collegati da un altro punto. Così come un archivio è un insieme di documenti, un corpus, in linguistica computazionale, è un insieme di testi. Una celebre definizione definisce appunto un corpus come a collection of machine-readable authentic texts which is sampled to be representative of a particular language or language variety. Quindi in italiano possiamo dire che un corpus è un insieme di materiale testuale in forma scritta, orale o persino multimediale oggi, autentico, in formato digitale e rappresentativo di una lingua o di una sua varietà. Il mio progetto in particolare si prevede la creazione di un corpus multimediale di interpretazioni dialogiche autentiche tra l'italiano e l'inglese avvenute in un contesto ben specifico, il Festival del Cinema di Giffoni. Nasce nel 1971 per volontà di Claudio Gubitosi, si svolge ogni anno nel mese di luglio, coronavirus permettendo, a Giffoni Valle Piana, una piccola cittadina in provincia di Salerno. Da quest'anno il suo nome è Giffoni Opportunity, in occasione del suo cinquantennale. Oltre alla rassegna di film e cortometraggi, nel corso del festival la cittadina si anima e ospita personalità di spicco del mondo dell'arte, del cinema, della televisione, della musica, ma anche della politica, dell'economia e della scienza. Il Giffoni ha un'altra caratteristica che lo rende unico al mondo. Si rivolge ad un pubblico di bambini, ragazzi e giovani dai 3 agli over 18 anni, che diventano parte integrante, cuore pulsante, tanto delle giurie, delle varie sezioni che compongono il festival, quanto del più ampio pubblico che lo può seguire da casa. Come detto, quest'anno il festival celebra i suoi primi 50 anni. Il tema scelto è terra, il colore che ricorre nelle campagne social è il verde e per questo ho deciso di inserire questo colore anche nelle mie slide di oggi. Una piccola precisazione, prima parlavo di interpretazione dialogica ed è giusto dire a tutti voi che cosa si intende. Si intende quel tipo di interpretazione che viene utilizzata in contesti che sono caratterizzati da un formato dialogico della conversazione, quindi da un alternarsi di turni tra due o più partecipanti. Pensiamo al talk show, alle interviste, ai dibattiti, alle conferenze stampa, a conversazioni faccia a faccia, ma anche telefoniche. Pensiamo ad esempio, nel corso del Festival dei Giffoni, a un dibattito tra un attore famoso come Kit Harington e dei giurati che sono presenti in sala. Le domande dei giurati e le risposte dell'attore saranno interpretate di volta in volta verso l'italiano, verso l'inglese, da un interprete che sarà presente sul palco accanto all'ospite. E i turni dell'interprete saranno udibili tanto dalla platea di giurati quanto dalle persone che possono seguire il festival da casa. Quindi il mio progetto dialoga con le tecnologie sotto diversi punti di vista. La fruizione del servizio interpretazione, in quanto, come detto, il festival offre la possibilità di seguire alcuni degli eventi via streaming, in diretta streaming sulle principali piattaforme social e ha anche una notevole copertura mass mediatica. Il reperimento del materiale del corpus, poiché si possono scaricare i filmati tramite appunto piattaforme social o interrogando l'archivio che è disponibile sul sito web del festival, e infine chiaramente la creazione del corpus stesso.
grazie all'utilizzo di software specifici di trascrizione, il corpus intende costituirsi come speech corpus. Secondo Zanettin, uno speech corpus è quel corpus che permette di unire le trascrizioni e l'oralità, e quindi nel mio caso l'interpretazione, a materiale audiovisivo autentico ed originale. Riguardo a quest'ultimo punto, le ricerche condotte in questo periodo eleggono come candidati principali due software, ossia Elan e Smeralda, in quanto entrambi permettono appunto di fare questa unione tra trascrizione e materiale audiovisivo. Entrambi sono oltretutto molto utilizzati negli studi di interpretazione e hanno dato vita a numerosi progetti che rientrano nella branca a cui prima facevo riferimento, dei corpus-based interpreting studies. Inoltre sono anche interoperabili e permettono di esportare le trascrizioni in numerosi formati, qualora sia necessario interrogare altri software di analisi linguistiche. Faccio riferimento a quello che tutti noi abbiamo vissuto e purtroppo stiamo ancora vivendo, ossia la pandemia, coronavirus e le sue conseguenze. Conseguenze che chiaramente hanno delle ripercussioni anche sulla nostra vita lavorativa. La mia ricerca, ad esempio, insomma, risente dell'impatto del virus. Gifoni, che cosa ha fatto in questi mesi? Gifoni è rimasto a casa, come tutti noi, ma non si è mai fermato. Una campagna lanciata da Gifoni che ha richiamato la mia attenzione è proprio questa, Gifoni a un metro da te. Titolo che ricorda tanto una delle misure che tutti noi dobbiamo rispettare al fine di proteggere noi stessi e proteggere tutti gli altri dal coronavirus, e ricorda anche il nome di un film che si intitolava proprio A un metro da te. Durante questa campagna il direttore Claudio Gubitosi ha scelto di incontrare via Skype, con delle chiamate Skype, delle personalità nazionali e internazionali per far compagnia ai suoi ragazzi, ai suoi gifoners, come li chiama lui. Ha incontrato attori come Stefano Fresi e Elena Sofia Ricci, ma anche personalità del mondo della politica come il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, personalità del mondo della scienza, della religione, e anche membri dello staff di altri festival internazionali. In quest'ultimo caso i parlanti non erano tutti telefoni e quindi Gubitosi si è avvalso della collaborazione. Il servizio di interpretazione in questione si configura come un video conference interpreting, utilizzando la terminologia che AIC, l'Associazione Internazionale di Interpreti di Conferenza, ha dato nel 2018, ma può anche costituirsi come un webcasting, quindi come un interpreting for web. Perché questo? Perché da una parte l'interprete lavorava e dialogava come tutti da remoto, tramite Skype, da casa sua, presumibilmente con il suo computer. Ma dall'altra parte questa conversazione in remoto tramite Skype veniva resa fruibile in diretta streaming su canali social come Instagram e Facebook, canali social del festival chiaramente. Quindi si viene a creare una modalità di interpretazione ibrida, innovativa, con diversi piani comunicativi e sfaccettature diverse, a cui forse il coronavirus sta abituando tutti, interpreti compresi. Tale progetto, come potete capire, chiaramente in fase di elaborazione, di strutturazione, anche il nome stesso che identificherà il corpus al termine del triennio di dottorato è in fase di elaborazione. E l'epidemia di coronavirus, come chiaramente potete ben capire, ha un suo impatto notevole sul Gifoni e quindi sulla mia ricerca. È proprio di ieri la notizia di come Gifoni avrà luogo quest'anno, come Gifoni festeggerà i suoi primi 50 anni. Senza scendere troppo nel dettaglio, Gifoni, come ha detto Claudio Gubitosi, si farà in quattro. Ci saranno diversi momenti nei prossimi mesi in cui avverrà Gifoni, che permetterà di unire, con tutte le misure di sicurezza chiaramente che il Gifoni metterà in atto, delle persone a Gifoni con moltissime altre persone, sia italiane che straniere, i Gifoners chiaramente. E anche degli ospiti internazionali prenderanno parte attivamente ai festeggiamenti di Gifoni con delle conferenze in live streaming, che saranno rese quindi fruibili tramite le piattaforme social. E quindi ci saranno anche gli interpreti. A questo punto l'impatto del coronavirus sulla mia ricerca non dovrà per forza di cose essere del tutto negativo.
accanto alla prima ipotesi di ricerca iniziale che chiaramente analizzerò, ossia come e se la diretta streaming di questi eventi, degli eventi in presenza nella loro veste tradizionale, nel GIFONI che tutti noi abbiamo in mente, abbiano un impatto sulle dinamiche interpretative e di interazione in generale, possiamo unire una seconda ipotesi, ossia come le dinamiche di interpretazione e di interazione di tutti quegli eventi che si sono tenuti, come la campagna GIFONI a un metro da te, e che si terranno, come le conferenze live che sono state annunciate in remoto, e queste avranno una diretta streaming, quindi come questo nuovo contesto questo nuovo utilizzo delle piattaforme avrà un suo impatto sul lavoro degli interpreti e di tutti i vari protagonisti delle interazioni. Io vi ringrazio e vi lascio con questa frase, che da una parte ricorda alcune serie televisive e cinematografiche, ma dall'altra chiaramente identifica il mio progetto che è in fase di elaborazione. E non mi resta che ringraziarvi. Grazie, grazie Laura. Ti ringrazio per questa testimonianza e auguri al GIFONI Film Festival per i suoi primi 50 anni. Grazie. Chiedo a Cristina di attrezzare la sua presentazione. Intanto tolgo momentaneamente Laura che parteciperà con noi alla sessione finale. Cristina è un'altra collega dottoranda di Macerata e sempre del corso di umanesimo e tecnologie. Chiedo a Cristina di attrezzare la sua presentazione nel frattempo. E, Laura, Cristina, perdono, inizio a fare confusione con tutti i vostri nomi, seguo un progetto di dottorato innovativo promosso dalla Regione Marche in collaborazione con il cluster di imprese Marche Manufacturing. Le aree di ricerca di suo interesse sono la comunicazione d'impresa in ottica plurilingue, la gestione terminografica e la traduzione specializzata. Condivido lo schermo di Cristina e lascio a lei il tempo per il suo contributo. Ti ringrazio Paola e anch'io presenterò un progetto che non è strettamente legato all'archivistica, però chiaramente gli spunti interdisciplinari sono numerosi. In particolare presento un progetto, come introdotto da Paola, di dottorato innovativo, che è una modalità di dottorato promosso dalla Regione Marche e che mira sempre a creare un ponte tra la ricerca scientifica e le imprese del territorio, quindi indagarne le esigenze e cercare di dare delle risposte tramite la ricerca. In particolare ci occupiamo di gestione della comunicazione in lingua straniera delle imprese marchigiane e della gestione, organizzazione e fruizione della loro terminologia in ottica multilingue. In particolare il dottorato va ad indagare due macro aree. Da un lato abbiamo una prima indagine, che sarà un'indagine esplorativa nel territorio per capire le esigenze delle imprese e la presenza di eventuali strategie di gestione linguistica. Indagini di questo tipo sono state svolte in altre regioni, ma anche a livello italiano, seppur non a tappeto e non recenti, quindi noi andremo a avviare un dialogo con le imprese, sia in maniera quantitativa che qualitativa, tramite delle interviste mirate, per capire quelle che sono le esigenze ed eventuali presenze e strategie già presenti sul territorio di comunicazione mirata in lingua straniera. Una seconda area del progetto si concentra invece sulla gestione terminologica e terminografica. In particolare collaboriamo in questo senso con un'impresa che fa parte del cluster che ha nominato anche Paola poc'anzi, che è un cluster di imprese attive nel settore manifatturiero. Questa impresa, ICA, produce vernici per legno e ha sperimentato in passato problemi di gestione terminologica multilingue, nel senso che non solo errori di traduzione in alcuni casi, ma anche la necessità di presentarsi con una terminologia coerente, sistematizzata, anche nelle lingue straniere, perché d'altronde tramite la lingua passa anche l'immagine dell'impresa stessa. In particolare, quando parliamo di comunicazione con l'estero delle imprese, ci sono tre livelli da prendere in considerazione. Uno è quello della comunicazione interlinguistica, intesa come traduzioni specializzate, che sono quelle commissionate dall'impresa,
caratterizzato da una terminologia specialistica, che vuol dire che rispetto alla lingua comune ci sono delle peculiarità che contraddistinguono il settore di attività dell'impresa, che può essere la terminologia della medicina, in alcuni casi la terminologia delle biotecnologie. C'è poi una dimensione interculturale che a volte viene un po' ignorata con conseguenze fatali, che è sicuramente la considerazione di quella che è la cultura di destinazione. Parlare o tradurre un testo in tedesco non vuol dire comunicare solo con i tedeschi della Germania, ma i possibili destinatari possono essere svizzeri, austriaci. E poi c'è una terza area che può essere indagata anche da un punto di vista economico, che è la gestione, le misure di gestione delle politiche linguistiche interne all'impresa, quindi cosa commissionare in traduzione, cosa non commissionare e come comunicare quelle sedi estere che possono essere sparse in tutto il mondo e in paesi in cui la lingua parlata può essere diversa, quindi scegliere se adottare una politica di inglese come lingua comune o più mirata ai singoli paesi. Un aspetto che è interessante, soprattutto collocandosi nel mio progetto nel filone del corso di umanesimo e tecnologie, è l'utilizzo della tecnologia per finalità di gestione interlinguistica. Mi concentrerò oggi sull'utilizzo e l'interrogazione dei corpora e sulla gestione terminologica e terminografica. Vale la pena però menzionare gli strumenti CAT, che sono gli strumenti di traduzione assistita, noti sicuramente ai traduttori, ma che possono in realtà dare un contributo fondamentale anche all'interno delle imprese. Brevemente riguardo agli strumenti CAT, si tratta di strumenti in cui il traduttore può immagazzinare in maniera centralizzata, tramite una cosiddetta memoria di traduzione, i testi tradotti in passato, e il sistema è in grado di elaborare dei match, quindi di proporre al traduttore traduzioni già effettuate, termini già tradotti, in maniera da garantire una uniformità terminologica soprattutto. A parte questo aspetto dei CAT tool, sicuramente la questione corpora e gestione terminologica sono due capisaldi del mio progetto. Per quanto riguarda i corpora, noi tendiamo a, nel nostro settore almeno, i corpora sono utili per l'estrazione terminologica, il che vuol dire che per un'impresa di riferimento è possibile e utile raccogliere tutti i testi prodotti dall'impresa. Io qui ho inserito un esempio in italiano, ma in realtà lo facciamo in prospettiva multilingue, ed è possibile tramite l'interrogazione con strumenti appositi, qui mostro l'interfaccia di Sketch Engine, che è uno degli strumenti possibili, è possibile andare ad estrapolare le parole chiave del settore, cioè le parole che l'azienda, i termini che l'azienda utilizza più frequentemente nella redazione dei propri testi. Come avviene l'estrazione delle parole chiave? Il sistema attua una comparazione tra il corpus che noi carichiamo, in questo caso il corpus contiene prevalentemente testi del settore delle vernici, perché l'impresa con cui collaboriamo è attiva nel settore della verniciatura per prodotti in legno. Il corpus e lo strumento quindi compara il corpus caricato dall'utente con grandi raccolte di corpora già immagazzinati nella piattaforma, che però fungono da repertori della lingua comune, quindi contengono milioni di parole della lingua comune. Caricando un corpus specialistico di un settore della conoscenza, il sistema attua una comparazione ed estrapola quelli che sono i termini più peculiari. Con delle analisi linguistiche mirate è poi possibile estrapolare termini sovraordinati o subordinati, e quindi ad esempio le varie tipologie di prodotti, di vernice menzionati più frequentemente nei testi dell'impresa, in maniera semiautomatica. Una volta raccolti i termini chiave dell'impresa, identificato il dominio di conoscenza in cui l'impresa è attiva ed averli elaborati in prospettiva multilingue, questi possono essere messi a disposizione tramite vari strumenti digitali. Questo è un esempio molto molto semplice, un piccolissimo estratto del sito di Timber, che è l'associazione di costruttori e imprese di lavorazione del legno. Questo è un piccolo estratto, ma vediamo che in questo caso la gestione terminologica multilingue è molto semplice, molto prescrittiva. I termini vengono messi semplicemente a disposizione in quattro lingue diverse. È chiaramente una raccolta molto standardizzata, che poco però può aiutare in certi casi il traduttore, che può non essere un esperto del settore di riferimento. In alcuni casi serve un approccio più descrittivo. Questa ad esempio è una scheda terminologica tratta da un database realizzato dall'Università di Bologna,
In particolare questo database fu creato dall'università in collaborazione con l'Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di allora. La necessità era quella di creare una comunicazione chiara tra esperti provenienti da paesi diversi, attivi nel settore della sicurezza, prevenzione di infortuni sul lavoro, ma cercando di creare un ponte tra figure professionali che possono essere diverse da un paese all'altro. Qui vediamo come la scheda, molto più dettagliata per un solo termine, in questo caso il termine è responsabile del servizio di prevenzione e protezione, contiene informazioni grammaticali, ma soprattutto un'utilissima definizione per il traduttore, che può in alcuni casi non essere un esperto del settore. In questo caso le traduzioni si collocano in basso nella scheda, N indica l'inglese, D il tedesco. I traducenti, o meglio equivalenti, sono introdotti da un simbolo, più, meno, il che significa che il termine inserito, ad esempio in inglese o in tedesco, è un equivalente nel paese di destinazione. Cliccando poi sul termine in inglese e in tedesco è possibile accedere alla relativa scheda terminologica del paese di destinazione. Questo serve quando, parlando di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, parliamo di una figura che può avere determinate competenze in Italia, competenze magari diverse, più estese, più ridotte in altri paesi. In questo caso, quindi, una scheda terminologica più dettagliata permette una comparazione di non solo lingue diverse, ma anche del sistema culturale, perché la lingua è sempre strettamente legata al paese e alla cultura in cui si colloca. Quindi, riassumendo, le fasi della gestione terminografica e terminologica in impresa sono essenzialmente quattro: l'analisi dell'utente e delle sue necessità, quindi necessità di standardizzazione, di condivisione del proprio patrimonio di conoscenza, l'estrazione dei termini e il loro inserimento in schede terminologiche in base alle finalità e alla condivisione eventuale con traduttori esterni, e soprattutto l'aggiornamento continuo, che è un aspetto su cui faccio leva, perché l'aggiornamento in realtà è il valore aggiunto delle schede terminografiche. La lingua, d'altronde, è un fenomeno in continua evoluzione, non è un qualcosa di statico, quindi è naturale che possano esserci dei neologismi, pensiamo anche a settori rapido sviluppo, termini che cadono in disuso, e quindi è sempre importante mantenerla aggiornata. Pensiamo alla redazione di un brevetto, a una nuova invenzione, a un nuovo dispositivo. In questo caso l'aggiornamento dei termini è fondamentale. Per concludere, quindi, in generale i vantaggi di una gestione terminologica interlinguistica che noi vorremmo promuovere sul territorio marchigiano sono quindi legati alle raccolte terminografiche, che sono sempre trasferibili, condivisibili con soprattutto i traduttori, permettono di risparmiare tempo, risorse e di incentivare una comunicazione chiara e univoca. Pensiamo alla traduzione di un manuale di sicurezza, in cui certamente la correttezza dei termini e la loro anche resa sistematica nel corso di manuali, anche di numerose pagine, è fondamentale, e soprattutto permette di evitare una terminologia chiara e corretta, errori di traduzione che sarebbero in certi settori fatali. L'immagine dell'impresa risulta senza dubbio rafforzata, quindi anche le denominazioni dei prodotti vengono proposte in ottica multilingue in maniera più coerente e sistematizzata, e in generale una politica linguistica che tenga conto della cultura di destinazione permette anche all'impresa di raggiungere un maggior successo anche all'estero, perché tramite la lingua, questo è un aspetto che sottolineerei, che passa la credibilità e anche l'eventuale successo nelle relazioni con i clienti stranieri e con i partner stranieri. Detto ciò, io ho concluso. Grazie Cristina. Insieme a te reintroduco tutti i partecipanti di questa ultima parte di Canvas, perché siamo arrivati alla zona Cesarini. Abbiamo ancora due contributi che però ci sono stati forniti a distanza da altrettanti colleghi che mi piace introdurre così: Giusy Galatà e Francesco Di Pietro. Giusy Galatà ci presenta un contributo intitolato La tutela dell'archivio di deposito di Regione Lombardia.
via, preservare con la digitalizzazione. Giusy Galatà è archivista, coordinatrice tecnica del settore archivi della cooperativa CAEB di Milano, è laureata in lingua e letteratura straniera e si è diplomata al Master FGCAD. Si occupa principalmente di archivi di deposito di enti comunali, provinciali e archivi sanitari. Ha lavorato anche al riordino e all'inventariazione dell'archivio di deposito della Giunta di Regione Lombardia. E poi Francesco Di Pietro, altro diplomato FGCAD, l'ultimo era anti-Covid, cioè del 7 febbraio 2020. Francesco Di Pietro è laureato in filologia moderna nel 2015 presso l'Ateneo Maceratese con una tesi in diplomatica e poi si è diplomato alla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Perugia nel 2018 e attualmente svolge è consigliere nella rivista Studia Picena e cultore della materia in diplomatica presso l'Università di Macerata sino al novembre 2019 e poi è socio corrispondente della deputazione di Storia Patria per le Marche e lì ricopre il ruolo tanto di archivista quanto di bibliotecario. Quindi condivido lo schermo per i loro contributi e benvenuti anche ai colleghi che ci hanno fornito il loro contributo audio. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giusy Galatà, sono un'archivista, lavoro per la cooperativa CAEB di Milano. Oggi vi racconterò come il Master FGCAD, mi sono diplomata nel 2017, ha fatto un po' da cerniera tra un aggiornamento informativo e quello che è il mio lavoro quotidiano. Nella fattispecie vi racconterò quello che è stato il mio lavoro presso l'archivio di Regione Lombardia e come appunto nella mia tesina ho affrontato e ho cercato di risolvere quelli che erano i problemi che si sono palesati. Se dico Tiresia, voi a che cosa pensate? È una figura mitologica che, essendo stato sia uomo che donna, ha la possibilità di avere un'idea totale dell'essere umano. Ecco, Tiresia mi rimanda molto al concetto di archivio ibrido. È proprio la perfetta testimonianza della convivenza tra i documenti tradizionali, cartacei, tangibili e i documenti digitali. Ma Tiresia, a causa di una condizione divina, è cieco. Ma viene dotato anche di degenza. Ecco, anche il sistema ibrido deve essere vigente, nel senso lungimirante per tutelare e gestire la sua essenza duplice e ibrida. Purtroppo molto spesso il sistema risulta essere più cieco che vigente. E l'obiettivo di noi archivisti, direi anche grazie alla formazione che il Master FGCAD ci dà, è quello di diventare le guide di questi sistemi momentaneamente ciechi e per farli diventare veggenti e d'accordo. All'interno di questo, secondo un'indagine del 2017 condotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione e sugli investimenti nel settore delle tecnologie, emerge una situazione di assoluta arretratezza dell'Italia digitale. Cioè, da una parte si assiste ad un progresso di servizi a contatto con i cittadini, ma dall'altro c'è un grave ritardo nella gestione dei processi interni ancora troppo dipendenti dal cartaceo. La Lombardia risulta essere la regione che ha risposto meglio alla richiesta di cambiamento, secondo i dati appunto raccolti da questa commissione parlamentare. Infatti è stata la prima regione in Italia ad adottare un'agenda digitale nel 2011, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea, in particolare dell'Agenda Digitale Europea. Il cambiamento inizia nel 2006, quando Regione Lombardia si affida all'ISPA, Lombardia Informatica, società tra l'altro a capitale totalmente regionale, che fornisce la piattaforma software EDMAN, Enterprise Document Management. La piattaforma coordina il ciclo di vita dei documenti e ne cura anche i processi di dematerializzazione. Come è facile intuire, tutto il corpus di documentazione di Regione Lombardia non è completamente
digitale. L'archivio è ancora ibrido e molti processi sono dematerializzati, ma purtroppo non la totalità. Nel novembre del 2013, Regione Lombardia affida alla RNTI, operativa CAEB di Milano e scritta di Como, il riordino e l'inventariazione dell'archivio della Giunta e, per l'esattezza, la richiesta è per l'archivio di deposito, inteso come archivio cartaceo, perché fino a quel momento, in quel momento, l'ente regione si rende conto che l'archivio era stato sì gestito, ma in modo non omogeneo e anche disarmonico. Con il decreto numero 7918 del 6 agosto del 2010, del direttore della direzione centrale dell'OPSI, sono state approvate le regole di funzionamento e di gestione degli archivi regionali ed è stato disposto il trasferimento presso la nuova sede di Palazzo Lombardia di tutti gli atti che erano conservati nei diversi depositi in uso alla regione. Nonostante il sotterraneo di Palazzo Lombardia sia enorme, purtroppo i 35 chilometri di documentazione non riuscivano a essere contenuti all'interno del sotterraneo e quindi è stato necessario reperire un ulteriore deposito nel comune di Bittone. Ecco, mentre il trasloco di Palazzo Lombardia è stato fatto con un certo zelo, con anche una certa attenzione, purtroppo quello di Bittone non ha ricevuto la stessa attenzione. E posso dirlo perché io ho lavorato principalmente nell'archivio di deposito di Bittone e durante la fase della scheletura abbiamo spesso trovato sotto la scaffalatura di una direzione bancali con documentazione di un'altra direzione. E quindi potete ben capire che il tutto rendeva non poco facile il riordino e quindi l'inventariazione della documentazione. Nel 2016 Regione, prima di decidere di trovare una sede definitiva al proprio archivio, decide di trasferire la documentazione da Bittone al Polo Archivistico di Nuovo Mondo. Ed è proprio l'ispirazione alla Metesina nasce proprio durante il trasloco di cui mi sono occupata in prima persona, cioè per un blackout dell'impianto e antincendio, una perdita di acqua di un nebulizzatore danneggia un cactus che fortunatamente non conteneva documentazione. Da questo episodio nasce l'idea di scrivere un piano di prevenzione ed emergenza e dall'idea scaturisce anche un interrogativo: come conciliare la prevenzione per il deposito fisico con la prevenzione per il deposito digitale? Diremo una risposta all'oblio è l'inizio della veggenza di Tiresia. E la memoria, la tutela della memoria, sin dalla sua formazione, è la risposta. Si individuano nel confronto con Regione e l'ISPA quattro livelli di miglioramento e risoluzione: produrre un corredo archivistico per unità archivistiche trasferite nelle sedi dell'archivio fisico di deposito, far emergere e rendere evidenti i collegamenti tra il sistema EDMA entro il corredo prodotto, avviare un processo di dematerializzazione del cartaceo non trattato da EDMA perché precedente all'adozione dello SGID e segnalare le serie documentali più importanti indipendentemente dal supporto e appunto documenti in senso intesi come in senso archivistico. Un progetto quindi che consenta alla memoria preformata di divenire memoria organizzata. Dal lavoro svolto nell'archivio di Regione è emersa un'altra difficoltà, quella di capire come vari procedimenti amministrativi potessero essere gestiti nell'arco degli anni in maniera trasversale da diverse direzioni. Il tutto ha una spiegazione. Il susseguirsi di nuove giunte regionali, anche nel corso di una stessa legislatura, ha provocato una sorta di instabilità istituzionale che spesso ha causato accorpamenti di ufficio, accorpamenti anche di intere direzioni, riassegnazioni di funzioni operative che hanno inevitabilmente comportato dei rimaneggiamenti incauti anche alle unità archivistiche. Facile quindi comprendere la difficoltà di schedare ex post dei fascicoli che spesso contenevano procedimenti avviati da una direzione ma trasferiti ad un'altra, spesso privi di riferimenti estrinseci e evidenti all'identificativo univoco o almeno alla segnatura del fascicolo originale. A quale direzione attribuire l'aggregazione documentale e quell'aggregazione attuale? A quali fascicoli o porzione di documentazione corrisponde? Ecco, sicuramente
la scelta è stata quella a chi ha chiuso il procedimento, ma la soluzione ideale, quella che abbiamo appunto adottato, è stata quella di schedare le serie documentali di questi settori ricostruendo i procedimenti legati a una specifica competenza, indipendentemente dalla struttura organizzativa che li ha prodotti. Quindi questo ha permesso di unificare l'archivio del settore frammentato in maniera quasi virtuale, anche se poi fisicamente poi la documentazione si trovava suddivisa nelle varie direzioni. Nell'ipotesi di progetto di dematerializzazione delle serie documentali esistenti prima dell'implementazione di ECMA, il principio della conservazione sostitutiva di originali analogici aiuta a rendere ECMA un collettore, la rappresentazione dell'intero archivio. Consigliare in ECMA con regole riguardanti l'attuale archivio di deposito insieme con l'archivio, con l'attuale archivio informazione. Questo scenario consisterà maggiore cura e governo dell'archivio ibrido con adeguata conservazione tanto degli originali digitali quanto degli originali cartacei e delle loro declinazioni. Ecco, alla fine dei 5 anni, perché il lavoro in regione è durato ben 5 anni, la documentazione schedata consta di quasi 300.000 schede inventariali, che sono state prima lavorate con l'ausilio del software Sesamo 3 e poi successivamente è venuta la migrazione in Artemisa, che è un software web-based open source realizzato da Regione Lombardia, che offre un modulo di accesso e funzioni alla descrizione. In questo momento è in corso l'implementazione di un modulo della suite di ECMA che permetta di recuperare le descrizioni dell'unità e rendere fruibile ovviamente a Regione. Alla luce della mia esperienza, cosa sarebbe stato auspicabile fare per ovviare a tutti questi problemi che abbiamo trovato nell'arco degli anni? Sicuramente proporre un maggiore coinvolgimento e analisi archivistica in triangolazione con Regione Lombardia e l'ISPA per considerare l'intero patrimonio documentale nelle fasi di formazione, gestione e conservazione. Sarebbe stato il quid per rendere il progetto più ergonomico in ambito documentale. E sarebbe stato auspicabile effettuare anche una verifica puntuale dell'esistenza di corredi o strumenti utili alla rintracciabilità dei documenti e creare delle soluzioni archivistiche consone alla rintracciabilità della documentazione, non ex post ma in edine. Ecco perché, se è vero che l'implementazione di uno SGID merita la giusta attenzione, è però anche vero che non è sostenibile ripensare o ridescrivere tutto il cartaceo prodotto a ritroso fino ai primi anni 70. Un esperimento è stato fatto. Dallo studio del caso ora si converge verso un pensiero risolutivo, cioè rendere ECMA idoneo all'organizzazione del versamento nel rispetto ed evidenza delle unità archivistiche, rendere più efficiente la reperibilità delle informazioni tramite tutto il modulo della suite ECMA già in lavorazione, e quindi l'auspicio è quello che per imparare a essere vigenti come Tiresia siamo sulla buona strada. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti. Sono Francesco Nicola Di Pietro, ringrazio l'Università di Macerata per avermi concesso di relazionare su quello che è stato l'oggetto della mia tesina di Master FGCard nella scorsa edizione. Prove sul campo di Archival Ecology, potrei definire così il mio tirocinio effettuato presso l'unità organizzativa di protocollazione del comune di Grotta a Mare nel 2019. E in particolar modo prove sul campo di quella che è la giornata del protocollista e della solitudine del protocollista, accanto all'osservazione partecipata delle attività di registrazione e di assegnazione, quindi dei workflow documentali, anche su richiesta della dirigenza ho incominciato ad indagare le procedure di selezione e di scarto sia a livello analogico che digitale. Ne è emersa innanzitutto una scarsa coscienza archivistica da parte degli operatori e la totale assenza dei due principali strumenti operativi, il manuale di gestione e il manuale di conservazione, che sono in bozza e non sono ancora stati approvati.
il tirocinio si sarebbe potuto risolvere con un esito dicotomico. Da un lato avrei potuto limitarmi all'osservazione, aumentando così la mia solitudine e anche quella degli operatori comunali, dall'altra invece cercare di innescare delle azioni sociali e di cambiamento, e è la via ovviamente che ho intrapreso. E innanzitutto non potevo non partire dall'analisi di quella che è la letteratura internazionale inerente all'appraisal, ovvero la selezione. E mi piace partire da una citazione di Brian Brockman, che parla di selezione come definizione di un giardino di bei fiori, che non sono altro che i records tassonomicamente ordinati e informati, embodied, dei valori della società. Accanto a Brockman mi piace citare Terry Eastwood, che oltre a sottolineare la figura dell'archivista come elemento chiave accanto al soggetto produttore nei processi di selezione, parla di selezione come un momento significativo direttamente connesso con il perdurare della vita democratica all'interno di uno Stato. Infine, un altro autore fondamentale, un altro attivista fondamentale, Terry Cook, che parla di tre vie di selezione. Accanto alle due vie canoniche, la selezione per la ricerca storica e la selezione da parte del Records Creator, parla di una terza via, cioè la selezione effettuata dall'archivista, distinguendo la micro-appraisal, ovvero sia la selezione effettuata a valle della produzione documentale, dalla macro-appraisal, la selezione effettuata a monte rispetto alla produzione documentale e quindi precedentemente. Non potevo che far riferimento quindi in quest'ottica di design allo scenario definito da ISO 15.4891, lo standard internazionale, nella sua seconda versione del 2016, nella sezione settima parla infatti di appraisal e lo fa riferendosi alla mission dell'organizzazione, ai suoi contesti, alla valutazione del rischio e alla valutazione dei records requirements. Ovviamente tutto ciò può essere declinato con i requisiti di autenticità promossi da Inter Pares, con la metadatazione così come viene delineata da ISO 23081, e infine può essere declinato operativamente dal Technical Report ISO 15.4892. La gestione del rischio, un concetto fondamentale. Il rischio può essere individuato nei records requirements, quindi nei requisiti dei record, ma quello che mi interessa più sottolineare è il rischio legato alla mission dell'organizzazione, in particolar modo a quelli che Luciana Duranti aveva definito documenti vitali. I documenti vitali dell'ente sono quei documenti che in caso di disastro sono necessari a ricreare lo status giuridico dell'ente e i diritti dei dipendenti e di terzi. Ho così prodotto all'interno del mio elaborato un elenco dei documenti vitali del comune di Grottammare che possa fungere da base alla redazione di una carta del rischio in materia di documentazione amministrativa e che possa essere utile anche in occasione di un piano di emergenza per la continuità operativa e il disaster recovery. La prima criticità, l'archivio di deposito in cui avvengono solitamente le operazioni di scarto, normato, come sappiamo, dall'articolo 67 del testo unico sulla documentazione amministrativa, poi il riferimento nell'articolo 44 del CAD, è ciò che più mi interessava sottolineare per quello che riguarda il comune di Grottammare, dove si avverte un caos a livello di archivio di deposito sia digitale sia analogico. Le soluzioni le ho tratte dal cantiere documenti digitali, un documento di FPA digitale del 2018, dove vengono proposte appunto due soluzioni. La prima, quella della creazione di una sezione di archivio di deposito all'interno del sistema di gestione informatica dei documenti, in cui effettuare
fare la selezione e lo scarto dei documenti, la seconda che recupera il concetto cencettiano di archivio come unicum, la creazione di un archivio unico in house presso il soggetto produttore, che comprenda quindi archivio corrente, archivio di deposito e la sezione storica intesa da cantiere di documenti digitali come archivio di conservazione. Una seconda criticità, la fascicolazione. Accanto a delle procedure di registrazione che sono centralizzate per la registrazione in entrata e diffuse per la registrazione e la trasmissione di documenti in uscita, nessuno all'interno del comune effettua la fascicolazione. Non esiste un repertorio dei fascicoli, non esistono fascicoli. Oltre a ciò, le procedure di selezione sono assolutamente assenti. La responsabilità diffusa ad ogni unità organizzativa riguardo la selezione e lo scarto di documenti vorrebbe che ogni unità organizzativa, secondo quanto è scritto nella bozza del manuale di gestione, gestisse la selezione e lo scarto dei propri documenti, ma ciò non avviene. Oltretutto i metadati di selezione sono assenti e il piano di conservazione è sconosciuto agli operatori. Accanto a queste criticità ho proposto delle soluzioni. Innanzitutto l'analisi dei procedimenti amministrativi, almeno per gli iter proceduralizzati, che consente in questo modo l'individuazione del ciclo di vita dei documenti e dei fascicoli in un'ottica di macro appraisal. In secondo luogo, la creazione di una sezione di deposito all'interno del sistema di gestione informatica dei documenti e l'adozione di un piano di fascicolazione del repertorio dei fascicoli all'interno dello stesso sistema di gestione. Tutti questi elementi devono ovviamente essere resi obbligatori dopo un'attività di formazione degli operatori e in integrazione funzionale delle varie operazioni di registrazione, fascicolazione, repertoriazione e selezione dei documenti. Infine, i metadati di selezione devono essere resi salienti e non illimitati e devono essere associati sia ai documenti che ai fascicoli. Per concludere, ho declinato operativamente queste soluzioni nella proposta di revisione dei capitoli dei due manuali, manuale di gestione e manuale di conservazione, che sono ancora in bozza, come ho detto precedentemente, in particolar modo dei capitoli che trattano di fascicolazione, di scarto e di selezione. Grazie per l'attenzione. E con questo abbiamo concluso la sessione dei contributi in differita a cura dei colleghi Galatà e Di Pietro. Io ringrazio tutti per la partecipazione, per l'impegno che ciascuno di voi ha inserito in Canvas e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno fatto domande oppure ringraziato attraverso i social connessi all'iniziativa. A questo proposito c'è un commento di Flinin Doggo, molto interessante l'intervento su Regione Lombardia, l'archivio è consultabile. Purtroppo la collega Galatà non può essere qui con noi in diretta perché sta lavorando in un deposito di archivio, tra l'altro, che non è quello di Regione Lombardia. Cerco di rispondere in sintesi. Da poco tempo le regioni hanno superato i 40 anni, quindi si sono attrezzate con una sezione per l'archivio storico e anche questo è il caso di Regione Lombardia. L'intervento su cui si è concentrata la collega Giusy Galatà riguarda l'archivio di deposito, che è consultabile per le attività amministrative o per le richieste di accesso agli atti. Quindi individuate sul portale di Regione Lombardia tutte le informazioni del caso. Abbiamo poi una domanda che il professor Lambertini dell'Università di Macerata volge a Ilaria Cesaroni, perché chiede se può spiegare in dettaglio i due livelli di codifica. Chiedo alla collega di rispondere davvero molto sinteticamente, perché poi avremo modo di approfondire sul sito ibridamente tutte le varie sfumature e dettagli degli interventi. Prego Ilaria. Va bene, grazie della domanda del professor Lambertini. Sostanzialmente si ha intenzione, diciamo, di
attrezzare l'interfaccia di tutta una serie di indici attraverso i quali si può accedere ai testi delle lettere secondo, diciamo, i propri interessi. Quindi ci sarà un indice di corrispondenti che vengono appunto metadatati in tutte le lettere, un indice cronologico, quindi le date di spedizione delle lettere vengono tutte metadatate, qualora si volesse fare, ecco, una ricerca di carattere cronologico, ma si ha anche intenzione di affiancare a questi indici anche un indice tematico, quindi evidenziando un nucleo di temi principali che emergono dalle lettere, dare quindi la possibilità di effettuare ricerche attraverso, ad esempio, se si vuole evidenziare o studiare la modalità di costituzione della biblioteca di Monaldo, si stanno metadatando le richieste che Monaldo fa ai corrispondenti di libri, perché erano richieste fatte seguendo determinate metodologie. Quindi per approfondire il discorso di costituzione della biblioteca si potrà accedere tramite una specifica voce alle parti di testo in cui Monaldo richiede i libri ai corrispondenti, o per esempio emergono anche delle dissertazioni di carattere storico sia extra regionale che regionale, quindi appaiono molti commenti inerenti ad esempio al congresso di Vienna, all'arrivo di Napoleone, le Marche, quindi si pensa anche, ecco, di distinguere un indice per un contesto di carattere storico extra regionale e uno regionale. Ad esempio è anche importante, per esempio, vedere come emerge la figura dei figli all'interno delle lettere, sia Giacomo che gli altri, quindi sarà possibile effettuare ricerche anche attraverso una specifica voce in base alle proprie necessità, se si intende, per esempio, sviluppare o approfondire la figura di Giacomo all'interno dell'epistolario di Monaldo. Grazie Ilaria. Ricordo a tutti che gli approfondimenti, quindi tutti i relatori e tutti coloro che hanno contribuito a questa intensa due giorni di Canvas potranno trasmetterci i materiali, e con la loro autorizzazione noi attrezzeremo una pagina specifica all'interno del sito ibridamente.it, sito del progetto Ibridamente. Quindi invito tutti voi a fornirci, se volete, le slide e magari anche qualche informazione più dettagliata sui vostri progetti, in modo tale da dare ulteriori cassa di risonanza a tutte le linee di ricerca e a tutti i professionisti che hanno partecipato a questa due giorni. Abbiamo un commento di saluto da Sara Selmi, che ci ringrazia per l'interesse di tutti i contributi di questa mattina. Ora io propenderei per un mio silenzio e lascio i saluti a ciascuno di voi, partendo da Cecilia Tamagnini, che vedo in fondo a destra e che saluto dallo schermo. Prego Cecilia, e poi Federico, poi Cristina, Laura e infine ancora Ilaria. No, io ringrazio veramente per questa bella occasione, per raccontare tutto sommato un interesse che mi porto dietro ormai da anni, un interesse digitale che però io, che ora adesso sono un'archivista totalmente analogica, cioè funzionare nell'archivio di Stato, comunque non ho messo nel cassetto. Quindi vi ringrazio moltissimo. La cosa che mi ha molto colpito è stato vedere quanto l'archivistica in realtà ha un valore in tantissime ricerche che forse all'apparenza archivistiche non sono. Quindi grazie veramente per l'opportunità. Ringrazio anch'io molto Paola per aver organizzato l'incontro, e soprattutto interessante anche l'approccio interdisciplinare, la possibilità anche di vedere un po' quali sono gli strumenti utilizzati nelle altre discipline, ma per una curiosità personale, ma sicuramente sempre un arricchimento per il progetto di ognuno. Quindi grazie. Grazie a te Cristina, lascio la parola a Federico Iannella, perché quanto ci diceva Cecilia Tamagnini va anche proprio nella linea dell'ibridismo di questi due giorni, e Federico è proprio una delle testimonianze più ibride. Prego Federico. Esatto Paolo, volevo proprio collegarmi a questo e a quanto detto da Cecilia, perché noi proprio del Politecnico vogliamo portarvi i nostri innanzitutto ringraziamenti per averci invitato, e poi
per il grande valore che abbiamo visto sia nel collaborare con te sui nostri tavoli, sia grazie al tuo invito qui oggi, perché veramente sono dei temi che si sposano perfettamente, che creano davvero valore a entrambi. Quindi davvero rinnovo i miei ringraziamenti e un saluto. Grazie a te e a tutti gli osservatori. Prego, Laura Picchio. Grazie. Anch'io insomma ringrazio tutti e un plauso insomma a questa interdisciplinarietà che è emersa dai nostri contributi. Io che sono una linguista per natura, insomma, come ha detto Cecilia, ma anche gli altri, ho potuto notare che degli approcci e delle prospettive diverse portano sicuramente un arricchimento generale e alla ricerca, ognuno nel suo ambito. Quindi grazie. Grazie a te, Laura Picchio. Prego, Ilaria Cesaroni. Sì, mi accodo anch'io ai ringraziamenti e sottolineo anch'io l'importanza della multidisciplinarietà, un tratto che ho la fortuna di condividere insomma con le mie colleghe e colleghi dottorandi. Ci occupiamo tutti di cose molto diverse, ma è una cosa veramente, veramente arricchente, quindi grazie. E grazie Paola insomma dell'invito, dell'iniziativa, dell'opportunità. Grazie soprattutto a tutti coloro che ci hanno sostenuto, quindi vado in ordine di apparizione: il Master FGK, dentro cui è nato il progetto Ibridamente, quindi ho tutto il corpo docente alla direzione del Master, Anai Lombardia che ci ha fornito il patrocinio, dovevo fare anche una papera in chiusura, grazie alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia che ha concesso lo streaming anche sul suo canale Facebook e poi in chiusura il progetto Ibridamente, a cui tengo molto e che si intreccia molto con Canvas. Canvas ha voluto appunto cercare di fornire una tessitura fra tutte le menti ibride delle professioni legate non solo all'umanesimo, non solo alle tecnologie, ma sulla scia delle nuove competenze trasversali alle professioni dedicate per la gestione dei beni culturali e anche per l'innovazione. Con questo il tempo è tiranno, abbiamo sforato di una decina di minuti, quindi augurando buona continuazione di giornata a tutti e soprattutto buon appetito, arrivederci perché Canvas tornerà, quindi seguiteci perché riceverete notizie. Buona giornata a tutti e grazie a tutti coloro che hanno contribuito. Arrivederci. Arrivederci, grazie.